okay? You need a minute? Cool. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct in 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster. And yet every year, governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Mi Muovo Stories, parole chiave per una mobilità sostenibile. Questo è il convegno che avrebbe dovuto aprire un evento più ampio, che era Mi Muovo, la prima fiera canavesana della sostenibilità partendo dai trasporti. Ma purtroppo l'evento di domani è stato annullato per ovvi motivi di maltempo. Chiedo scusa, tanto ritorno. Grazie. Come stavo dicendo, l'evento di domani è stato annullato per motivi di maltempo, ma questo quindi è diventato l'evento principale di Mi Muovo. Il brand Mi Muovo nasce quest'anno con l'intenzione di tematizzare e dare una nuova identità a quella che era la tradizionale fiera di primavera, che da sempre si è tenuta dagli il terzo weekend di maggio, ed entra a far parte del Festival della Reciprocità delle Tre Terre Canavesane. La decisione di parlare di sostenibilità deriva da un'intuizione del mio consigliere al commercio, Loredana Dolce, che voglio ringraziare, perché con grande dedizione e grande impegno, ovviamente anche con il supporto degli altri consiglieri e degli uffici comunali, ha coordinato l'organizzazione sia del convegno sia della fiera che non faremo domani, ma siamo già sicuri che faremo nei prossimi mesi. E ha proposto di andare in questa direzione, vista l'attualità ovviamente del tema e la sensibilità sempre più accentuata del pubblico su questo argomento. Inoltre, come accennato poco fa, il programma di Mi Muovo rientra nell'attività del Festival della Reciprocità ed è per questo che sono qui sul palco, io in rappresentanza di... Credo che non si senta in sala, quando vedo dei segni... faccio fatica anch'io. Se si riuscisse a sistemare, per favore, perché è veramente difficile parlare con il ritardo di un secondo. E stavamo dicendo che io rappresento uno dei tre sindaci delle Tre Terre Canavesane, che è un accordo di territorio che è nato 9 anni fa. In questi anni abbiamo creato un processo di arricchimento progressivo con una proposta di eventi e iniziative anche a livello nazionale. E tra le tante attività oggi fortemente sostenute anche da Regione Piemonte e Città Metropolitana, in particolare vista la presenza di un rappresentante del Consiglio regionale, voglio ringraziarlo e salutarlo, Andrea Cerutti, consigliere regionale del Consiglio del Piemonte, e con lui ovviamente anche il presidente Alberto Cirio, che
fortemente ha creduto in questa nostra iniziativa del festival e che ci sostiene in ogni modo. E con questi enti anche ovviamente altri soggetti come Camera di Commercio, Confindustria Canavese e anche i tanti soggetti privati che ci sostengono in ogni modo anche economicamente, che sicuramente è un aspetto molto importante. Negli anni tra i tre comuni si è anche delineata una strada verso cui ci siamo orientati. In particolare, ad esempio, il comune di San Giorgio, qui abbiamo il sindaco Andrea Zanusso che interverrà dopo di me, si è sviluppato il tema della biodiversità, a Castellamonte quello dell'artigianato e ad Aglie si delinea un nuovo percorso che pone le sue basi appunto sul tema della sostenibilità. Con il convegno di oggi si apre un focus specifico sul tema della mobilità sostenibile. E quindi a tal fine, prima di passare la parola a chi mi seguirà, voglio dare il benvenuto e ringraziare di cuore per aver accettato il nostro invito gli illustri relatori che parleranno nel corso del pomeriggio. E tra loro la mia riconoscenza maggiore va sicuramente alla dottoressa Patrizia Paglia, che con le sue capacità che ha messo a disposizione ha permesso di organizzare e coordinare al meglio questo convegno odierno. Quindi vi auguro buon lavoro, un buon pomeriggio e inviterei il sindaco di San Giorgio Canavese, Andrea Zanusso, a seguirmi per un intervento. Grazie e buon pomeriggio. Buongiorno a tutti. A me piace questo sfasamento, trovo a mio agio. È un po' lo sfasamento che vivo quotidianamente stando dietro a Pasquale Mazza e all'amico Marco Succio, perché spero che oggi, visto l'autorevole parterre di relatori, si possa parlare anche di teletrasporto, perché per stare dietro a questi due io avrei bisogno del teletrasporto, perché quando abbiamo programmato la seconda edizione del Festival della Reciprocità ci siamo detti il programma è veramente ricco, ma non avevo capito che era così ricco e quindi spostarmi da una parte all'altra avrei bisogno oramai di essere teletrasportato. A parte le battute, io devo dire che arrivo un po' in ritardo perché eravamo a Castellamonte, dove si apriva Buongiorno Ceramica con gli amici di Matera, dove insieme a Marco e Pasquale con le Tre Terre abbiamo avuto occasione di consolidare un nuovo rapporto di relazioni a livello nazionale dopo Venezia e Murano anche con la città di Matera. Devo aggiungere che possiamo dirlo con questo importante evento che la città di Aglie ha voluto integrare nel festival, portiamo a sistema con le Tre Terre un progetto di transizione ecologica sul nostro territorio, perché la biodiversità, tutti i lavori che abbiamo fatto insieme sull'efficientamento energetico, quindi temi meramente diciamo della pubblica amministrazione, questo evento, le biodiversità e quello che si fa a Castellamonte stanno diventando un progetto integrato di alto valore. Qualche ora fa ho lasciato in una riunione il ministro Pichetto, il ministro dell'Ambiente, che naturalmente non poteva essere qui oggi perché, come tutti sappiamo, la situazione emiliana è al momento estremamente delicata e anche quella piemontese in alcune porzioni di territorio sta diventando emergenziale in modo difficile da gestire, quindi le prossime ore saranno incentrate su una serie di valutazioni. Però il colloquio proficuo di questa mattina ci dimostra la volontà, oltre alla Regione Piemonte, di avere un occhio di riguardo da parte anche del Ministero dell'Ambiente alle attività, alle iniziative che stanno avvenendo in questo territorio, con particolare riferimento al fatto che il prossimo anno l'Italia avrà la presidenza del G7. Quello che facciamo
decollare quest'anno e anche insieme a questo evento una relazione, un rapporto che si andrà a consolidare sempre di più con i nostri giovani del territorio. Siamo partiti insieme all'aiuto della dottoressa Paglia a valorizzare un evento che si è chiamato Fermenta, che era quello di valorizzazione dei talenti del nostro territorio. Oggi siamo in grado di dire che i prossimi anni i nostri tre comuni, il nostro progetto, vorranno ancora di più legarsi con le scuole del territorio di ogni ordine e grado, al fine di valorizzare maggiormente i nostri giovani talenti che diventeranno i nuovi professionisti, i nuovi artigiani, i nuovi artisti di questo territorio. E quindi crediamo davvero che ci siano le condizioni giuste con l'avvio di questo progetto che si chiama Ponte, Festival della Reciprocità 2023, di fare in modo che le tre terre canavesane riescono a fare un ulteriore salto in avanti per far progredire questo hub di territorio a livello quantomeno nazionale. Sicuramente la volontà dell'amministrazione di Allier con questo evento, che devo dire ammiro in particolare per la volontà di rigenerazione che si è voluta fare della antica fiera di Allier in una nuova chiave, credo che sia un percorso ambizioso, complesso, difficile, ma che merita l'impegno che avete dimostrato di avere, perché credo che sia la strategia giusta per mantenere la tradizione nell'innovazione. Quindi io vi auguro con oggi un successo di questi due giorni, anche se domani è stata, come dire, posticipata nuova data, e sono certo che oggi qui ad Allier si farà un tassello fondamentale per una crescita nei prossimi anni che ci vedrà protagonisti in Canavese e in Piemonte. Grazie e buona giornata. Gelato? Riproviamo. È spesso opinione comune che la mobilità sostenibile sia semplicemente un'alternativa all'automobile alimentata da combustibili fossili. Niente di più sbagliato. Innanzitutto perché l'assioma auto uguale inquinamento è ben lontano dall'essere dimostrato. Anzi, il settore automotive, che è stato così spesso vituperato, ha ridotto progressivamente del 46% le sue emissioni. Mi dicono che non ci funziona. Torno al fisso. Dicevamo che il settore automotive, che è purtroppo a tutti gli effetti negli ultimi anni un po' vituperato, in realtà ha ridotto progressivamente le sue emissioni, le emissioni di CO2, del 46% dal 2013 al 2022 e ha creato un percorso di ripensamento progettuale e produttivo che pochi altri settori sono riusciti a compiere. E quindi parlare di mobilità sostenibile non significa solo parlare banalmente di auto elettriche. È esattamente ciò che vogliamo dimostrare oggi in questo convegno, partendo dagli E,
dal canavese e dai principi che guidano il Festival della Reciprocità delle Tre Terre Canavesane. Essere sostenibili nel muoversi significa essere adattivi, intelligenti, capaci di generare nuovi modi di vivere e spostarsi che siano gradevoli, funzionali, a misura di uomo e ambiente. Essere sostenibili significa allargare lo spettro delle possibilità di muoversi, diventando curiosi di ciò che ci circonda e anche consapevoli che solo agendo in maniera sostenibile possiamo creare e far prosperare le città intelligenti, le smart cities nelle quali vorremmo vivere nel prossimo futuro. In questo convegno non viaggeremo nell'immaginazione come faceva Giulio Verne 150 anni fa, sognando un futuro che ancora non esisteva. Non vogliamo sembrare dei visionari, ma vogliamo raccontarvi cosa succede nel nostro presente, in Italia, in Piemonte, magari a pochi chilometri da noi. Ci sembra il modo migliore di dimostrare che la mobilità sostenibile esiste ed avrà una forza d'urto enorme sulle nostre vite, sul nostro lavoro, sul nostro modo di andare in vacanza e anche di divertirci. Ma avrà degli impatti fortissimi anche sul PIL di intere nazioni e continenti, perché tutto ciò che ruota intorno alla mobilità sostenibile sarà da pensare, da disegnare, da produrre, da condurre, magari da riutilizzare e alla fine vita da riciclare o smaltire. I territori che si arricchiranno di smart cities saranno quelli in grado di provocare alcuni fenomeni planetari di estrema importanza. Penso alle nuove professioni, che solo 10 anni fa, ma anche 5 anni fa, erano inimmaginabili, e quindi a nuove forme di istruzione e formazione che si diffonderanno. E poi si creeranno fenomeni virtuosi di rigenerazione territoriale, grazie alla necessità di riportare a nuova vita edifici ed aree anche industriali dismesse, indispensabili per ospitare forme di industrie e centri di produzione legati alla mobilità sostenibile. In Italia ci sono anche i detrattori della mobilità sostenibile. Dicono che sia lesiva della libertà di circolazione, sancita dall'articolo 16 della Costituzione italiana. L'articolo 16 dice: ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale. Ma non comprendono costoro che la neutralità tecnologica della nuova mobilità sarà invece qualcosa che consentirà di muoversi meglio e maggiormente, anche, come vedremo più tardi in una delle relazioni, percorrendo in 10 minuti distanze di 100 chilometri. Questo principio della neutralità tecnologica deve essere compreso e salvaguardato, anche dalle normative degli Stati e dalle leggi europee. Si arriva alla mobilità sostenibile in tanti modi diversi, che tra loro non confliggono, ma portano a scelte tecnologiche e di produzione che poi deve essere il mercato a valutare. Quando Carl Benz e Henry Ford costruirono le prime automobili, non pretesero una legge che portasse all'uccisione di tutti i cavalli, che erano il mezzo di locomozione gradito al mercato in quel momento. Semplicemente era il mondo che era pronto per accogliere i loro prodotti, le loro visioni che sono diventate realtà. Oggi esistono nuove realtà che siamo impazienti di raccontarvi. Abbiamo scelto di declinare la mobilità sostenibile attraverso alcune parole chiave che a nostro parere completano il senso e rappresentano insieme una roadmap verso la sostenibilità, un programma di lavoro su cui impegnarci da oggi e nei prossimi anni. Parole chiave, evocative di un mezzo di movimento, ma anche di un concetto o di uno stile di vita. Ascolterete attraverso i relatori che si succederanno sul palco i racconti, gli approfondimenti, gli studi e le competenze che sono dentro queste parole. E allora vi presento i nostri relatori. Elisa Gallo, la parola che le abbiamo affidato è pedali. Elisa è la presidente di FIAB Torino Bike Pride e consigliera nazionale FIAB. È una giornalista, lavora come ufficio stampa e consulente per la comunicazione, è specializzata in temi della mobilità attiva, della sostenibilità e dell'ambiente.
di lei Elisa dice pedalo e parlo spesso di bici, e infatti la trovate sui social o in strada a pedalare. Abbiamo poi affidato a Diego Alfani la parola due ruote. Diego è il founder di Motolinea, è made in canavese come la sua moto, è cresciuto sviluppando una vocazione ambientale anche grazie alla sua formazione di dottore in scienze forestali e ambientali. Oggi dirige un'azienda metalmeccanica, leader nella produzione di utensili, ma con un colpo di coda si è inventato un veicolo, come dice lui, un progetto ardito, che unisce le competenze meccaniche e quelle ambientali con la tecnologia del legno. Avremo poi in collegamento Enrico Pisino, a cui abbiamo affidato la parola quattro ruote. Enrico Pisino ha una lunghissima esperienza nel settore automotive, essendo stato per molto tempo e per tutto il mercato mondiale di Fiat Chrysler Automobile il direttore della ricerca e dell'innovazione. Oggi è l'amministratore delegato del Competence Center 4.0 nazionale, che ha sede a Torino. Ed è inoltre il presidente del Cluster Trasporti Nazionale, che è l'associazione nazionale di riferimento per i trasporti su. Interverrà poi Paolo Pari, a cui abbiamo dato da sviluppare la parola aria. Paolo è il fondatore e l'amministratore di DigiSky. È un ingegnere elettronico con indirizzo biomedico. Ha dedicato i suoi primi 20 anni di attività professionale nella creazione dei servizi di ingegneria clinica. Ha fondato poi con l'astronauta Maurizio Cheli la società DigiSky, per sviluppare tecnologie avioniche innovative dedicate alla General Aviation. Ha fatto lui volare uno dei primi aeroplani a propulsione elettrica del mondo. Pedali, due ruote, quattro ruote, aria. Sono parole direttamente legate al modo di muoversi e spostarsi. Ma noi abbiamo voluto andare oltre, evocando altri concetti, raccontando altre storie. Secondo la strategia europea in materia di sviluppo sostenibile, approvata nel 2006 dal Consiglio europeo, la nuova mobilità deve avere l'obiettivo di garantire che i sistemi di trasporto corrispondano a bisogni economici, sociali e ambientali della società, minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative sull'economia, la società, l'ambiente. E quindi, parlando di mobilità sostenibile, non si può prescindere da fattori essenziali che la rendono anche possibile. Per questo abbiamo deciso di parlare anche di energia con Luca Dal Fabbro, presidente di IREN. Io ringrazio il presidente per il grandissimo onore che ci ha fatto nel venire qui ad Allier. Il presidente Dal Fabbro è arrivato direttamente da Roma apposta per noi. Luca Dal Fabbro ha una lunga esperienza manageriale internazionale nel settore industriale, finanziario, dell'energia e della sostenibilità. È stato presidente di Snam, presidente esecutivo di Renovit, amministratore delegato di Enel Energia e E.ON Italia, consigliere di amministrazione di Terna. Attualmente presidente dell'Istituto Europeo ESG, vicepresidente della Circular Economy Network, oltre che docente all'Università LUIS e LUM. Dopo l'energia parleremo di storia, grazie ad Alberto Marazzato. Alberto Marazzato inizia a lavorare fin da giovanissimo nell'azienda fondata dal nonno Lucillo Marazzato e successivamente guidata dal papà Carlo. Oggi ne è il presidente e l'amministratore delegato. Il gruppo Marazzato si occupa da sempre di servizi ecologici specializzati e trasporto rifiuti, ma oggi l'ingegnere Marazzato ci racconterà un altro aspetto della sua competenza. Imparare dalla storia quali possono e devono essere le innovazioni necessarie verso la mobilità sostenibile. A Linda Bovo abbiamo affidato la parola ambiente. Linda fa parte del team di Partnership Development di 3B. Collabora con le aziende per realizzare progetti ad alto impatto ambientale e sociale, a tutela dell'ambiente, della natura e della biodiversità.
Abbiamo pensato che in un mondo sostenibile deve sempre tenere in considerazione anche la mobilità degli ecosistemi naturali in cui tutti viviamo. Infine, a Emilio Cascio abbiamo dato la parola futuro. Emilio Cascio è un docente, insegna elettronica dal 1991, è un progettista di impianti elettrici e dal 2009 si è orientato alla sostenibilità. Dal 2019 è entrato nella rete di scuole per la mobilità sostenibile. Una mobilità sostenibile nella didattica, e quindi il professor Cascio ci parlerà di questa rete e-mobility, di come vengono formati i ragazzi che studiano i concetti della mobilità del futuro. A Gianluca Pellegrini, direttore di Quattro Ruote, abbiamo affidato tutte le parole, perché anche se Gianluca è in Quattro Ruote dal 1977, ha saputo evolvere la sua rivista guardando con sempre attenzione, grande attenzione, alla mobilità sostenibile, dando spazio alle visioni, a volte alle critiche, alle polemiche che caratterizzano il settore. Il direttore di Quattro Ruote ci regalerà la conclusione di questo convegno partendo dagli spunti dei relatori. Infine, a Sara Pezzetti di SCK Group è affidato al termine del nostro convegno il compito di guardare avanti, proprio come sta facendo la SCK Group, rappresentata oggi da Sara, che sta accelerando un percorso iniziato da tempo nel campo della sostenibilità. SCK Group e GC Infissi sono una realtà industriale alladiese in forte crescita e in grado di testimoniare quanto forte e produttivo può essere il nostro territorio del Canavese. Bene, non mi resta che salutarvi, vi direi mettetevi comodi, inizia il viaggio. Buonasera. Questo qua? Funziona. Questo funziona? Non c'è rimbombo? Quindi perfetto, è altissimo. Quindi, sicuramente non è a prova di alti anni 60. Ok, vediamo se... Ok, bene, buongiorno a tutte e tutti. Scusate la mia voce che contribuisce sicuramente alla difficoltà di ascoltarmi. Partiamo dal pedale, mi avete già presentata. Più vicino? Ah, fantastico, grazie, pensavo fosse quello bloccato. Partiamo da pedale, mi avete dato questa parola e sono contenta perché il pedale è quell'organo che emette l'energia alle macchine, quindi per farle muovere, quindi in particolare quello della bicicletta, quello che noi spingiamo per far muovere la bicicletta, quindi spero di darvi qualche spunto per, così, per avviare questi confronti. Però vorrei partire dalle basi a proposito dell'innescare il meccanismo. Ecco, qual è la cosa più importante per voi? Non abbiamo tempo di fare così, farvi parlare, quindi provo a rispondere io per tutti. Cioè, la nostra vita, la nostra salute, quella delle persone a noi care, anche la salute, il benessere delle nostre comunità, cioè dei luoghi in cui viviamo, che frequentiamo, e poi ovviamente anche il benessere economico. Qui ci sono molte aziende, molti territori, quindi sicuramente è importante. Peccato che cosa c'entra questo con la mobilità è che in realtà noi negli ultimi decenni abbiamo un po' dimenticato questi principi, queste cose che per noi sono, direi, universalmente le parti più importanti della nostra esistenza, e almeno sul tema della mobilità, perché in realtà abbiamo costruito un sistema di mobilità che mette a repentaglio ogni giorno questi elementi, la nostra vita, la nostra salute, il nostro benessere.
Come? Più o meno così. Ecco, questo, come sono più o meno le strade delle nostre città. Qui siamo in realtà in un ambito più... insomma, non urbano, però diciamo che più o meno questo insomma, rappresenta un po' tutti i nostri strade. Le nostre strade sono più o meno queste, dei burroni in cui lo spazio per le persone è relegato a pochissimi centimetri e qualche, così, qualche asse su cui attraversare, ma se sbagliamo, chiunque sbagli, chi sta da una parte o dall'altra rischia di farsi male, molto male. E che cosa succede quindi nelle strade? Qui ho messo alcuni dati, ma andato molto veloce perché insomma, siamo in tanti a parlare. In realtà il problema, noi abbiamo un problema di sicurezza sulle strade. Ogni anno muoiono più di 3.000 persone in strada e diciamo una ogni 3 ore, quindi nel tempo che saremo qua sicuramente morirà una persona in strada in Italia. E nel solo mese di gennaio pensate che 51 persone sono state uccise sulle strade delle nostre, le nostre città. Principalmente il 70% di queste vittime sono in ambito urbano, quindi sicuramente abbiamo un po' un problema di mobilità. E una delle principali cause è la velocità, direttamente o come concausa di quelli che sono altri contesti. Come siamo arrivati a questo? Ma banalmente, insomma, citavamo anche prima come la trasformazione della nostra mobilità è cambiata. Abbiamo pensato che dovessimo spostare le persone dalle strade per rendere sempre più sicure. Quindi sono delle pubblicità dei primi decenni del Novecento in cui di fatto si era addirittura colpevolizzato il camminare per le strade perché dovevamo lasciare spazio alle auto, e quindi abbiamo creato sempre più spazio alle auto, allargando sempre più le strade, allargando sempre più corsie, togliendo le persone dalle strade e restituendo le strade alle auto, pensando che fosse la soluzione per la mobilità. Ma in realtà questo non è stato così, perché in realtà, come vediamo, il traffico delle nostre strade c'è, le morti sulle strade ci sono. Premetto che insomma, questo non è essere un contrario alle automobili. Oggi sono ovviamente venute in auto perché la pioggia e l'intermodalità qui ovviamente non mi permetteva di venire in bicicletta, quindi non è questo, ma è un messaggio, perché noi qualcosa dobbiamo cambiarlo, perché così come stiamo andando avanti non funziona. Soprattutto perché in realtà non funziona un po' per tutti, nel senso che in realtà anche per chi sta in auto non è poi così felice passarsi un sacco di ore in strada, e lo spazio poi per chi usa i mezzi di trasporto, chi va in bicicletta o chi cammina, in realtà è molto ristretto. Questo in realtà è un'immagine che fa anche un po' sorridere, ma è più o meno come la distribuzione dello spazio nelle strade, principalmente in ambito urbano, ma anche diciamo periurbano. Abbiamo un problema di qualità dell'aria. Io abito a Torino, diciamo che forse la mia voce un po' facilita il fatto che insomma, sicuramente sono soggetta un po' ai malanni, e lo smog sicuramente non aiuta. Torino è una delle città più inquinate d'Italia, il 70-79% delle emissioni arriva dal trasporto. Poi ovviamente se allarghiamo la scala provinciale a regionale ci sono altre cause, ovviamente agroindustria nell'ambito regionale, vedo già delle facce che non convinte, ma questi sono dati ovviamente che in ambito urbano sono confermati. Mi avete chiesto di parlare di biciclette, quindi ecco che parliamo di biciclette. Che cosa è successo alla bici? L'abbiamo considerata un mezzo più di divertimento, tant'è che facciamo una rapida ricerca anche su Google, così vediamo che in realtà la bicicletta è considerata principalmente per lo sport, per i bambini, per i parchi, ma in realtà la bicicletta è un mezzo di trasporto. È un mezzo di trasporto importante per fare quello, contribuire alla non... insomma, estinzione della nostra specie, quindi contribuire alla nostra migliore qualità della vita e della salute. E quindi dovremmo ribaltare un po' gli equilibri sulle nostre strade, mettendo in alto, in uno spazio più ampio possibile, la mobilità attiva, quindi io parlo di biciclette, ma in realtà parliamo di mobilità attiva anche a piedi, e ovviamente con i monopattini, con tricicli, cargo bike, e poi cercare di ridurre anche lo spazio per i mezzi a motore. Che ovviamente hanno un ruolo importante nella nostra mobilità, nel trasporto merci, ma hanno anche un peso molto importante in termini sia di qualità dell'aria che anche di responsabilità in caso di collisioni. Quindi perché promuoviamo la bicicletta? Io faccio parte di un'associazione che promuove a livello locale come Bike Pride, ma a livello nazionale come FIAB, la bicicletta come mezzo di trasporto, come mezzo anche di scoperta del territorio. Io poi, come conoscono i canavesani, sono una fan di questo territorio in cui vengo a pedalare sempre con molto piacere. Perché fa bene alla salute. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ricorda che dobbiamo fare un sacco di mobilità, sicuramente ne facciamo molto a meno di quella che viene richiesta, e riduce i rischi cardiovascolari e ovviamente l'obesità, ma insomma tutte quelle cose che già sappiamo abbondantemente.
migliora la sicurezza delle strade. Più persone abbiamo in bicicletta, più persone abbiamo con la mobilità attiva, più le strade diventeranno sicure. Non lo dico io perché sono una fan della bicicletta, ma ce lo dicono dati, studi. Questo grafico sintetizza, vado molto veloce, ma sono ben disponibile a fornire anche ulteriori approfondimenti su queste cose. Abbiamo bisogno di più strade, di più persone in bicicletta e a piedi, perché fa bene anche a chi va in auto, banalmente, perché ovviamente si aumenterà anche la velocità. Riduce le emissioni e restituisce lo spazio alle persone. Siamo partiti con un'immagine in cui lo spazio alle persone era ridotto, relegato a pochissimi centimetri delle nostre strade. Questo è un esempio di come anche a Milano hanno restituito lo spazio alle persone, facendo delle piazze gioco, delle piazze in cui le persone possono tornare a vivere le strade come quello che lo scopo iniziale, cioè luogo di incontro, di scambio, di commercio, di vita. E non solo appunto un luogo in cui vai da A a B. E poi ovviamente fa risparmiare. Qui si parla di economia. E io tra l'altro sono anche cofondatrice di una società che, insomma, che si occupa anche di questi temi, quindi so ben cosa vuol dire anche con i numeri e con la società. Un chilometro in auto è un costo per la società, è un costo individuale e soprattutto obbliga le persone ad avere un mezzo di trasporto che costa per muoversi e il diritto alla mobilità in realtà viene un po' meno. E un chilometro in bicicletta è qualcosa che invece risparmia anche i costi alla società. Abbiamo visto i costi anche dell'incidentalità, i costi in termini di salute, di benessere, anche banalmente la qualità dell'aria è un costo per la società. Ma soprattutto ricordiamoci che in ambito urbano il 60% degli spostamenti ad oggi effettuati in auto sono sotto i 5 km, il 40% sotto i 3 km, quindi vuol dire che 3 km, più o meno tutti voi avrete fatto un po' di bicicletta, sono circa 15 minuti di bicicletta, addirittura quelli sotto i 3 km possono essere fatti anche a piedi. Quindi diciamo non si sta parlando di chi realmente ha bisogno di fare grandi spostamenti in auto, ma chi effettivamente potrebbe essere spostato su altri mezzi a beneficio di tutti. E quindi ecco, perché promuovere la ciclabilità? Qui parlavamo di politiche, perché una politica economica è una politica sociale, è una politica ambientale, è una politica sanitaria e soprattutto migliora la qualità della nostra vita, del nostro benessere. Chi di noi non vorrebbe essere un po' più felice, un po' più rilassato nella propria quotidianità? E quindi dobbiamo anche giocare un po' con l'immaginazione. Qui effettivamente ringrazio anche questo spazio, perché è anche un modo per aiutarci a pensare quali potrebbero essere futuri diversi. Ecco, così, insomma, queste sono strade vere, in giro per l'Europa e anche un po' per l'Italia, restituendo spazio alle persone, senza eliminare ovviamente l'automobile, ma semplicemente restituendo, dando i giusti equilibri alla vita, al commercio e alle attività quotidiane. Chiudo che uno dei temi, citavo anche la velocità, si parla oggi non di eliminare ovviamente le auto dalla nostra vita, che cosa che ad oggi non è ovviamente possibile, ma ridurre la velocità, perché fa bene alla salute, aumenta la possibilità anche di condivisione delle strade con altri veicoli. E qui c'è stata presentata proprio a inizio maggio una proposta di legge sulla Città 30 nelle città italiane, perché presentata, che appunto i parlamentari la porteranno avanti, perché serve anche dare supporto alle amministrazioni per far sì che la velocità venga ridotta per la sicurezza di tutti. Io chiudo qui con un'immagine, uno degli eventi che come ogni anno organizziamo, che è una parata di biciclette, perché di fatto ci piace anche divertirci, far festa, perché condividere la bicicletta vuol dire condividere anche una comunità meravigliosa che crede in un futuro effettivamente più sostenibile e migliore. Grazie. Bene, buongiorno a tutti. Io ringrazio per l'opportunità di poter presentare questo nostro nuovo prodotto. Si tratta appunto di un percorso lungo, perché sono più di 2 anni che lavoriamo a questo processo, a questo prodotto, ed è stato un lavoro effettivamente durissimo. Ora, Linea è la prima moto elettrica talmente green da essere realizzata con il materiale che la circonda, cioè il legno. Quindi un veicolo con il telaio prettamente in legno. L'idea nasce
sostanzialmente durante il lockdown, quando sono riuscito a mettere insieme le esperienze professionali con le esperienze didattiche e formative. Io dirigo un'azienda metalmeccanica, poi ho una laurea in scienze forestali e ambientali e ho sempre cercato il modo di trovare il modo di riunire questi due mondi. Ecco, in quel momento, vuoi un po' il tempo, vuoi un po' lo spazio, vuoi un po' l'occasione, i due ingranaggi si sono incastrati perfettamente ed non poteva che nascere una moto di legno. L'idea, la linea è una startup definita innovativa in quanto detentrice di un brevetto e noi vogliamo arrivare a molto di più, nel senso che la missione aziendale da un lato vuole realizzare questo prodotto assolutamente secondo i crismi del Made in Italy, dall'altra parte vuole anche però raccogliere una serie di certificazioni per valorizzare il prodotto. Sicuramente una delle fondamentali certificazioni è l'omologazione europea, fondamentale per la circolazione su strada, ma partiamo immediatamente con l'ISO 9001 e arriviamo abbiamo già depositato il marchio, ho depositato il brevetto, stiamo depositando un brevetto anche, registrando un brevetto anche di design su tutto il territorio europeo. E a brevissimo, verosimilmente già di quest'anno, vorremmo anche concludere con l'FSC, che è una certificazione che garantisce l'utilizzo di legnami provenienti da selvicolture sostenibili. Nel tempo cercheremo anche di realizzare versioni deluxe dove il legno lo sceglierà il cliente, quindi a parte il telaio con la sua caratteristica basica, però poi ci sarà la possibilità di far scegliere al cliente le essenze per nobilitare il prodotto, magari con essenze nobili, pregiate, oppure secondo anche di particolari provenienze, che so, ci potrà essere la linea con nobilitata dal castagno della Val Chiusella fino ad arrivare all'olivo delle Puglie, quindi si potrà davvero realizzare un prodotto unico. Dunque ecco il veicolo che nasce dal silenzio e dal legno delle foreste. Dal punto di vista del telaio posso dire innanzitutto il primo dubbio che molti mi pongono è legato al fatto quanto dura, come dura, com'è. In realtà noi abbiamo sviluppato insieme ad una nobile azienda austriaca di vernici un procedimento per garantire fino a 10 anni questo telaio, grazie ad un processo basato su una vernice che non è di copertura ma di assorbimento, una sorta di olio, e questo consente anche tra l'altro diversi vantaggi, perché nel tempo, dovesse cadere, strisciare o rovinarsi, sarà sufficiente una passata con un kit che forniamo appunto ed è possibile ritornare allo splendore iniziale sostanzialmente senza vedere la differenza tra l'effetto diciamo di rattoppo. Ecco. Tecnicamente il motore è un 3 kW, l'omologazione è un L1EB, quindi sostanzialmente un cinquantino, disponibile pertanto già anche per i quindicenni. Il motore è un 3 kW sistemato nella ruota con capacità di picco di 4 kW, sembrano pochi ma siamo in ambiente elettrico e ottieni un risultato notevole, cioè il limite di velocità è vero è 45 km orari ma subito disponibili molto facilmente e molto divertenti. Da un punto di vista tecnico il motore nella ruota implica il fatto che non ci sia una trasmissione, niente catene, niente cinghie, niente di niente, quindi silenzio assoluto. Molti dicono il silenzio assoluto, pericoloso, il pedone, eccetera. In realtà per la nostra omologazione non è richiesto nulla, ma noi vorremmo inserire un AVAS system. Già l'AVAS system è un sistema che fornisce un rumore di fondo che le macchine elettriche, i veicoli elettrici normalmente devono avere, adesso da poco tempo a questa parte, ma non per la nostra categoria, ma noi lo inseriremo lo stesso perché lo riteniamo una cosa opportuna. Uno dei grandissimi vantaggi del nostro veicolo è l'autonomia, cioè stiamo parlando sempre di andare oltre i 100 km, anche 150 km, cioè per un cinquantino è tantissimo. Questa autonomia è anche garantita da un sistema di frenata rigenerativa, quindi una frenata che consente durante le discese, durante le frenate in generale, di recuperare energia e di metterci appunto un'autonomia, garantire un'autonomia maggiore.
La batteria è una batteria complessivamente di 3,4 kWh, quindi la carichi a casa, si carica con una normalissima Schuco, costa meno di 2 euro caricarla da zero, cosa che non sarà mai perché uno non arriverà mai a zero, quindi di fatto con un euro o un euro e mezzo si carica un centinaio di chilometri di mobilità intelligente, di mobilità ecosostenibile. Noi l'abbiamo pensata per un mototurismo sostenibile, qualcosa del tipo che consenta di entrare in bosco, nei prati, negli ambienti rurali, con una quasi a chiedere permesso, cioè con un sistema di, che so, di sgommate, impennate o con un sistema violento. Cioè in realtà la pensiamo con un approccio molto soft e molto ecologico. L'interesse che abbiamo riscontrato poi è anche molto per gli ambienti urbani, cosa che io invece inizialmente non pensavo che riscuotesse questo successo. Dal punto di vista del target del nostro cliente, inizialmente pensavo ai 45 anni perché riflettono un po' la mia generazione, quindi ho detto tutti coloro che hanno interesse come me di andare per i boschi, che poi sia in bicicletta, pedali o a correre o a camminare, ma anche perché no con un veicolo di questo genere. Credo fortemente in questa categoria, ma mi hanno effettivamente stupito il grande interesse da parte anche dei giovanissimi, e ho compreso che sono molto più disponibili, molto più propensi nei confronti della mobilità elettrica rispetto magari alle generazioni a seguire, e non si lasciano tradire dal fatto che dietro il cuore di un ciclomotore, di un motociclo, comunque di un due ruote, ci debba necessariamente essere il brum brum, no? Che questo a volte rimane un po' un limite mentale del motociclista. Se poi il motociclista è così intelligente da provare il veicolo, si accorge che è troppo divertente per lasciarlo scappare. E questo è tutto, io spero che a breve, nei prossimi mesi, possa essere un veicolo nelle nostre strade. Grazie mille. Riprendo la parola solo per il collegamento con Enrico Pisino. Buongiorno. Buongiorno Enrico, intervengo solo per... Mi senti Enrico? Io ti sento molto bene. Benissimo, allora ti lascio immediatamente la parola. Grazie. Mi sentite bene anche, vero? Ti sentiamo benissimo, ti sentiamo e ti vediamo. Benissimo. Allora, intanto grazie dell'invito, grazie anche a chi mi ha preceduto, sia come istituzioni, sia come organizzatori e come relatori. Per me è un piacere essere con voi, avrei voluto essere di persona, ma ho avuto un problemino, nulla di preoccupante, ma insomma non sono riuscito ad essere con voi nella giornata di oggi. Ma ho voluto sperimentare una forma di mobilità che dovremmo in qualche modo considerare quando parliamo di mobilità sostenibile. Il sindaco di San Giorgio parlava di teletrasporto. Non è teletrasporto, ma la possibilità di interagire con persone a distanza ci permette di lavorare meglio, di vivere meglio e secondo me anche di ottimizzare l'impatto ambientale e sviluppare il concetto di sostenibilità del mondo dei trasporti. E a me avete affidato una parola che è pesante, sia perché ha più ruote delle prime due, sia perché industrialmente, economicamente più rilevante a livello europeo. Parto dalla conclusione. Io credo che noi come paese, con alcuni territori particolarmente di eccellenza nel settore della mobilità sostenibile e dell'automotive, e devono pretendere di essere protagonisti nello sviluppo della mobilità sostenibile. Mobilità che dobbiamo ancora sviluppare, siamo in una transizione, ma la mobilità sostenibile, quella che immaginano i nostri giovani, avverrà nei prossimi 5, 10, 15 anni. E lo faremo con tanti ingredienti, anche con la bicicletta, anche con le moto
diciamo, sviluppate con materiali naturali. Lo faremo anche con le video call, lo faremo sicuramente anche con i veicoli full electric, lo faremo con i biocarburanti, con l'idrogeno. Quindi ci dobbiamo aspettare una mobilità sostenibile ricca di modi, modalità di trasporto e combinazioni tra le varie modalità di trasporto e sicuramente anche un uso più appropriato delle sorgenti di energia o dei vettori di energia. Quindi dobbiamo pretendere come italiani di mettere a frutto le buone pratiche che in qualche modo ci hanno anche caratterizzato negli ultimi anni, le eccellenze quindi di questo Made in Italy e cavalcare questo ambito. E proverò a dire anche per quale motivo e per quale ragione dobbiamo pretendere di essere in questo processo di transizione verso una mobilità sostenibile. Aggiungo ancora una considerazione. Noi come paese ci distinguiamo dall'essere estremamente creativi e per sviluppare la mobilità sostenibile la creatività può essere un ingrediente che ci distinguerà rispetto agli altri che magari sono partiti prima, altri che sono più ricchi come materie prime, però con la creatività e soprattutto la capacità di imparare in fretta, noi possiamo in qualche modo anche guidare il cambiamento. E allora torno a parlare di prima ancora di economia di impatto ambientale. Io sono d'accordissimo con l'introduzione fatta dalla dottoressa Paglia, però vorrei partire da un presupposto. Gli obiettivi di contenimento delle emissioni dei gas serra sono obiettivi di tutti i settori, compreso anche quello dei trasporti. E in qualche modo in Europa la percentuale, l'impatto, diciamo, verso le emissioni di gas serra del mondo dei trasporti non è trascurabile, è importante. Così come è importante soprattutto il mondo che mi avete come impatto, il mondo che mi avete attribuito, il mondo delle quattro ruote, il trasporto su gomma attraverso le auto, attraverso i TIR per il trasporto merci, hanno impatti determinanti sia a livello italiano sia a livello europeo. E quindi dobbiamo lavorare per contenere queste emissioni. Di questo si è dibattuto in Europa non 2 anni fa, non 1 anno fa, non 6 mesi fa, quando diciamo tutto è stato definito come regolamentazione, ma si è dibattuto da 20 anni a questa parte. E si è dibattuto spesso e volentieri con l'assenza totale della nostra politica. Io sono un tecnico, io sono un ingegnere, sono un metalmeccanico, non voglio dare colpe a nessuno, però dobbiamo anche imparare a portare i nostri giovani ad essere presenti nei tavoli dove queste decisioni vengono prese, perché una volta prese le decisioni, poi dobbiamo semplicemente, come dicevo prima, cogliere le opportunità del cambiamento. Quindi la vettura elettrica è una grossa opportunità. La Francia e la Germania stanno cavalcando questa transizione. Dobbiamo farlo anche noi. So che molte regioni, molti territori si sono sviluppati, qualche germoglio lo vediamo qua e là, però non sarà la panacea e non sarà la soluzione per arrivare alla mobilità sostenibile, ma lo sviluppo del veicolo elettrico impatterà da un punto di vista economico in maniera determinante. E quindi arrivo all'economia. Noi di cosa stiamo parlando quando parliamo di quattro ruote? Noi stiamo parlando a livello globale, do qualche numero perché ho preferito condividere un ragionamento più che esporre in maniera figurata alcuni concetti. Noi stiamo parlando di un mercato di 100 milioni e passa di veicoli che ogni anno vengono posizionati. Da qui al 2030, da qui al 2040, questi 100 diventeranno 110, 120. Poi naturalmente stiamo parlando di mercati globali e parliamo di un comparto che in Europa da solo vale più di 1.200 billion di euro, di un comparto che impiega circa 15 milioni di lavoratori e lavoratrici, di un settore, quindi manifatturiero, che impatta sul nostro PIL per circa il 7%, in passato era anche qualcosa di più. Stiamo parlando di un comparto che investe in innovazione
Erano molto interessanti le innovazioni che ho visto prima, ma il comparto dell'auto vi posso assicurare che in termini economici scala decisamente il valore degli investimenti necessari. In sola ricerca e sviluppo, ogni anno in Europa, in primis Germania, Francia e a seguire anche l'Italia, investe 70 billion di euro. Quindi stiamo parlando di un comparto in cui non possiamo permetterci di lasciare il passo a qualcuno, dobbiamo esserci. Dobbiamo esserci perché lì si svilupperanno le tecnologie. Non è più, diciamo, la terra dell'oro, l'automotive, ma sicuramente è un comparto che impatta decisamente sul PIL di un paese. Quindi dobbiamo esserci. E per esserci dobbiamo aiutare le piccole e medie imprese, perché il nostro comparto, per fortuna, è un comparto che si caratterizza da un sapere collettivo fatto di migliaia di piccole e medie imprese, e poi da capi filiera, da diciamo soggetti fornitori di primo livello che aiutano tutti ad essere competitivi. E se oggi e se negli ultimi anni, nonostante la crisi sotto gli occhi di tutti, tipicamente italiana, che ha visto, non dico scomparire, ma sminuire il peso di alcune aziende importanti in Italia, la manifattura, i fornitori sono rimasti in piedi perché il territorio è ricco di competenze. Le competenze, grazie al Politecnico, grazie alle piccole e medie imprese, sono parte di un territorio. E allora arrivo alla conclusione: noi dobbiamo partire da lì. Dobbiamo partire da lì e con coraggio dire: vogliamo essere i migliori, vogliamo sviluppare ulteriormente queste competenze, che non sono soltanto il veicolo elettrico, sono anche il veicolo autonomo, il veicolo connesso, sono anche i servizi. Sono anche, diciamo, lo sviluppo combinato con le fonti di energia, parliamo anche di multimodalità, quindi di oggetti che diventano più intelligenti, di nuovi segmenti di mercati che si stanno espandendo. Sostanzialmente noi abbiamo le competenze, le capacità per essere ancora della partita. Allora, quello che io auspico è che le quattro ruote saranno tanto amate dai clienti, saranno tanto odiate magari anche da alcune categorie, e non vorrei entrare nel mondo della politica, sono comunque condizionate da tante regolamentazioni che rendono questo mestiere complicato, però non possiamo permetterci, ripeto, di non considerare il settore dell'auto un settore che è determinante per sviluppare la mobilità sostenibile da una parte, esportare le buone pratiche della mobilità sostenibile, ma soprattutto radicare l'impresa manifatturiera che garantisce sì la bicicletta, perché anche nel campo delle biciclette siamo leader, sia lo sviluppo dei motocicli, perché anche nel campo dei motocicli ci riconoscono una leadership. Ma ripeto, il campo dei mezzi di trasporto su gomma, quattro ruote, o anche più ruote per i tir, per i grossi trasporti di merce, in qualche modo può rappresentare un ambito in cui giocare da protagonisti. Poi non spetta a me a dirlo, però il vostro territorio ha dato tanto a quel settore, sta dando tanto a quel settore e non può che continuare, cogliendo però le opportunità, non mettendosi sulla difensiva, ma cogliendo le nuove opportunità come opportunità di sviluppo economico. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Allora, per non farmi prendere troppo la mano da un intervento che potrebbe essere molto tecnologico, incomincio così. No? Correva l'anno 1964, la RAI lanciava la serie dei cartoon televisivi che sicuramente ricordiamo tutti, Pronipoti. Questo era uno spaccato, perlomeno la rappresentazione di come ci si immaginava la vita 100 anni dopo, quindi parliamo del 2060, raccontato attraverso le vicende di questa simpatica famiglia Jason.
E la famiglia ovviamente con tutto il programma raccontava com'era la casa domotica, ci siamo ritrovati alcune cose, com'era l'ufficio interattivo, abbiamo ritrovato delle altre, ma se ci focalizziamo su questa immagine, vediamo da un lato il domestico androide che probabilmente dovremmo aspettare ancora un po' di anni prima di vederlo in casa. Dall'altra invece vediamo la simpatica automobile volante, che qua era veramente molto stilizzata, e quello che invece ci, in qualche modo ci impressiona è che siamo nel 2023, questo non è un disegno ma è una fotografia di uno, e non è l'unico, dei vari prototipi di, fatemelo dire da ingegnere, EVTOL, cioè Electric Vertical Takeoff and Landing, cioè di autovolanti che nell'arco di un anno, diciamo due se vogliamo essere pessimisti, otterranno quello che è il cosiddetto Type Certificate, cioè l'autorizzazione da parte delle agenzie per la sicurezza del volo a trasportare persone, che è uno dei segmenti diciamo più complessi dell'aeronautica, perché un conto è portare delle merci, ovviamente ormai dei droni se ne sente parlare, ma stiamo parlando di oggetti relativamente piccoli che operano in ambiti diciamo in cui il de-risking è molto elevato, cosa diversa ovviamente è trasportare delle persone. Ma facciamo un passo indietro, qual è il contesto in cui si stanno sviluppando questi mezzi? Stiamo parlando della cosiddetta Advanced Air Mobility. Advanced Air Mobility è una definizione che ha dato la NASA. La NASA ce la conosciamo tutti per la missione spaziale, ma in realtà è la National Aeronautics and Space Administration, cioè un ente che in qualche modo dà delle definizioni sul traguardo dell'innovazione dell'aerospazio tutto tondo. E ha definito questa mobilità aerea avanzata come l'insieme di servizi, tecnologie, infrastrutture attraverso cui realizzare un sistema innovativo e rivoluzionario per il trasporto aereo di beni e persone. Innovativo e rivoluzionario sono due termini molto forti, quindi qua non stiamo parlando di fare degli aeroplani un po' più belli, un po' più veloci, un po' più efficienti, ma stiamo proprio parlando di cambiare completamente il paradigma. I settori in cui questa Advanced Air Mobility trova e ha già in parte trovato degli ambiti applicativi, qua ce ne sono alcuni, sono gli air taxi, quindi le automobili volanti, sono il trasporto di beni molto particolari, di oggetti, quindi si parla ad esempio di good delivery nell'ambito della medicina, piuttosto che in ambiti in cui il valore delle merci è molto particolare. L'ispezione e la mappatura, appunto i droni che bene o male adesso di cui stiamo già sentendo parlare operano già molto in questo settore, settore dell'agricoltura ne potremmo citare diversi altri, però se ci concentriamo di nuovo sul primo, ecco, la Urban Air Mobility è un segmento della Advanced Air Mobility che ha proprio l'obiettivo di andare a risolvere un problema, cioè di andare ad offrire un altro mezzo, ne abbiamo già sentiti raccontati diversi, per cercare di risolvere il problema del trasporto urbano, quindi la decongestione sostanzialmente dei grossi nuclei urbani, dove spesso sul livello orizzontale c'è difficoltà a gestire la mobilità. Ecco, veniamo al territorio, no? Date qualche definizione molto rapidamente. Torino, e qua per Torino intendo solo il baricentro di una regione che è estremamente vivace dal punto di vista industriale, ha una caratteristica che potremmo dire unica a livello mondiale, cioè è il luogo dove si sono sviluppati due settori apparentemente lontani tra di loro, l'aerospazio e l'automotive, con una tradizione secolare. Quindi stiamo parlando di un territorio che ha a disposizione delle competenze e delle infrastrutture uniche nel loro genere, e mi sono preso la libertà un po' letteraria di chiamare aeromotive quello che potrebbe essere il settore che nasce proprio dalla congiunzione di questi due. Per congiunzione intendo dire prendere tecnologie, competenze, infrastrutture dell'una e dell'altra e metterle insieme a disposizione per lo sviluppo di mezzi e velivoli che hanno delle caratteristiche che sono un po' a cavallo tra questi due che abbiamo citato. Sempre parlando del territorio, nel 2021 l'ENAC ha redatto un documento che sostanzialmente era il piano di sviluppo strategico della mobilità aerea avanzata, perché tutte le autorità aeronautiche ovviamente a livello locale lo hanno fatto, e tra le varie sezioni di questo documento c'era titolo che mappava le iniziative già presenti. Una di queste, l'ultima indicata a destra, Skygate, è proprio un'iniziativa che è nata nel nostro territorio, in particolare è nata all'aeroporto di Torino Aritalia,
meglio conosciuto come campo volo, ma devo dire un po' riduttivo perché stiamo parlando di un aeroporto comunque con traffico internazionale più di 13.000 movimenti all'anno, aeroporto sul quale tra l'altro è nata tutta l'industria aerospaziale torinese e dell'Inter relativo. E l'idea di questo progetto, che abbiamo appunto avuto modo anche con, come è stato citato nella presentazione, con Maurizio Chieri, ex astronauta e capopilota con la dottore della Legna, di sviluppare, ha proprio l'obiettivo di fornire sostanzialmente un po' di perseguire due obiettivi. Il primo è quello di mettere a disposizione dei percorsi che consentano a produttori di tecnologie che arrivano anche da settori non aeronautici di in qualche modo qualificare, convertire delle parti e componenti per renderle disponibili in questo settore. Vi faccio un esempio, uno per tutti, molto semplice: le batterie. Ovviamente la batteria è stato già richiamato da interventi precedenti, per tutta la mobilità elettrica è un elemento fondamentale, stoccaggio di energia, ma se parliamo di velivoli volanti a propulsione elettrica, le batterie di nuovo sono un elemento essenziale. È chiaro che non si tratta di inventare qualcosa di nuovo, si tratterà di qualificare delle batterie che sono già disponibili per il settore dell'automotive e renderle imbarcabili su velivoli. Quindi cercare di stringere questo gap mettendo a disposizione delle competenze proprio per riqualificarle. E l'altro punto anche molto interessante è quello di progettare un sistema di integrazione urbanistica, perché la mobilità verticale e quella orizzontale si devono parlare tra di loro, quindi ci saranno dei nodi in cui si deve poter passare dall'una all'altra, e potrebbe essere anche dalla bicicletta all'EVTOL, se questo è uno delle dinamiche, degli scenari interessanti. Chiudo con questo, diciamo che si sta già incominciando a parlare un po' di questa iniziativa, e quindi speriamo, come dicevo in premessa, nei prossimi 2 o 3 anni di vedere volare già sulle nostre teste dei velivoli per trasporto persone. Grazie. Buonasera a tutti, grazie dell'invito Patrizia, sono contento di essere qui. Io rappresento una multi-utility del territorio, quindi stare nel territorio diciamo, mi permette anche di stare in contatto con la linfa da cui poi alla fine ci fondiamo. IREN è in Piemonte, è in Liguria, è in Toscana, è in Emilia e si occupa di energia, di acqua, di rifiuti e di economia circolare. La conclusione, diciamo, di quello che vi dirò oggi è: il futuro è nell'economia circolare o anche nell'economia circolare. Quindi non siamo talebani sul tema dell'energia, sul tema dell'ambiente, c'è molta ideologia. Allora, togliamo l'ideologia, vediamo di parlare del nostro futuro, del futuro dei nostri figli, di soldi, quindi di economia, e vediamo quali sono opportunità e minacce di tutto questo. Allora, parlando di mobilità sostenibile, noi perché lo facciamo? Lo facciamo perché dobbiamo pensare alla decarbonizzazione delle nostre economie. Per avere nel 2050 una industria totalmente a impatto zero, noi dobbiamo elettrificare. Elettrificando noi togliamo diciamo, gli inquinanti che oggi uccidono il nostro territorio, la nostra aria, pensiamo alle grandi città, la Pianura Padana, con mobilità elettrica. Però lo dobbiamo fare in maniera intelligente, e cioè non è che possiamo pensare di trasformare tutto il parco auto o tutto il parco di grandi autobus o di grandi camion in un istante, per tanti motivi. Il primo motivo è che non abbiamo abbastanza energia elettrica nelle città per alimentare le nostre macchine. Il secondo motivo è che non abbiamo abbastanza macchine. Se tutti noi stasera volessimo comprare una Tesla, beh, avremo una difficoltà perché non ci sono abbastanza Tesla per tutte. E poi ci sarebbe un altro problema:
Fra 3.000 cicli, 10.000 cicli, la batteria della Tesla deve essere discaricata, deve essere messa in discarica. Non abbiamo discariche. Oggi la batteria è un rifiuto pericoloso, quindi c'è un altro problema. Cosa voglio dire con questo? Il percorso è iniziato, però è un percorso lungo. Elettrificare significa anche trasformare le nostre città in strutture che alimentano l'energia quando lo vogliamo noi. E questa è un'altra grande sfida che abbiamo. Ora, sempre parlando di sfida, pensate che è prevista una grossa riduzione dei consumi dei fossili. Ma questi sono completamente eliminati? Beh, si prevede per esempio che sul trasporto pubblico urbano gli autobus potranno andare a elettricità o a biocarburanti, che sono a impatto zero, ma probabilmente non possiamo pensare che i grandi camion, i grandi tir andranno a biocarburanti o elettricità, perché c'è bisogno di grande potenza e quelli dovranno andare con altri fossili, per esempio l'idrogeno. Ma abbiamo l'idrogeno? Oggi per produrre idrogeno ci vogliono circa 30-40 volte i soldi che ci vogliono per produrre un kilowattora. Quindi la risposta è sì e no. Oggi per diciamo utilizzare l'idrogeno dovremmo spendere troppi soldi. Però l'idrogeno, così come il fotovoltaico, sta riducendo il proprio costo e quindi è possibile che nei prossimi anni, 5, 10, 15, voi vedrete per esempio treni andare a idrogeno. Oggi non è possibile per una questione economica. Cos'ha di vantaggio l'idrogeno rispetto agli altri combustibili? Beh, l'idrogeno se ne parla molto poco, però è una molecola che ha un grandissimo vantaggio. Quando io brucio una molecola di metano, quando io brucio una molecola di petrolio, io produco comunque anidride carbonica e acqua. Se io invece faccio la reazione per produrre un elettrone con l'idrogeno, io combino un idrogeno con un ossigeno e produco acqua. Quindi cosa succede? Succede che produco elettroni e produco dell'acqua. Quindi non inquino. Quest'acqua la prendo e non la butto via. La metto in un serbatoio e con l'energia solare che ho raccolto in una batteria magari a fianco ridivido la molecola dell'acqua in idrogeno e ossigeno e quindi ho di nuovo l'idrogeno e l'ossigeno. Questa è l'unica reazione in natura di economia circolare. Non consumo, non produco. Dov'è il problema? Il problema è che tutto questo costa ancora tanto, ma tra 10, 20, 30 anni costerà molto meno. Perché non ci siamo già arrivati all'idrogeno? Beh, qualcuno potrebbe dire per lo stesso motivo per cui non abbiamo ancora la soluzione sul cancro. Qualcuno magari complottista. Qualcun altro potrebbe dire perché non ci sono stati abbastanza investimenti. Beh, innanzitutto diciamo che oggi i grandi gruppi industriali del mondo viaggiano ancora a petrolio e a gas. Io ne ho presieduto uno. Ora, scalzare la leadership del gas e del petrolio è faticoso, ma ormai ci siamo. Ci siamo perché i grandi fondi del mondo, BlackRock, ha definito che il futuro deve essere sostenibile e quindi sta mettendo moltissimo denaro in questo. Quindi ormai il processo è avviato e quindi la decadenza dei gruppi fossili, la ESSO, l'ENI, è solo questione di tempo. Ok? Ed è per questo che questi gruppi stanno investendo nelle rinnovabili, quindi intelligentemente si stanno convertendo, anche loro stanno seguendo la transizione. Ora, a livello diciamo di trasformazione vedrete che Europa, America e soprattutto Cina sono quelle che vanno più a mobilità elettrica. Quando noi parliamo, pensate che una città come Shenzhen si muove elettrico. Roma, Milano, Torino non si muovono elettrico. Berlino, Parigi, ok? Shenzhen si muove sostanzialmente elettrico. Quando noi parliamo a Dubai, già ci si sposta con un drone per andare da un punto A a un punto B. Gli umani si spostano. Voglio dire che il futuro sta già avvenendo, ancora in piccole dosi, ancora in piccole quantità, ma sta arrivando. Ora, per ciò che invece concerne tutto ciò che non è elettrico, cioè biocarburante, c'è una grande opportunità. Noi parliamo molto di elettrico, parliamo un po' meno di biocarburanti. Intanto, quando noi utilizziamo la macchina, diciamo che va a fossile, il 10% è già biocarburante.
Il biocarburante è sicuramente uno dei futuri della mobilità elettrica pesante e l'Italia può rappresentare una delle grandi fonti. Perché? Perché siamo la seconda potenza agroalimentare d'Europa, qualche volta ce lo dimentichiamo, oltre a essere la seconda potenza industriale d'Europa, e produciamo moltissimi scarti animali, vegetali, che sono trasformati in biocarburante. Quindi l'Italia è una delle grandi produttrici di biocarburanti e potrebbe giocare un ruolo molto importante. Lo dico perché questo è un territorio che ha una base, un futuro, probabilmente nell'automotive. Quindi pensate che questa potrebbe essere una grande opportunità. C'è un grande problema, per esempio, gli iniettori, i motori, i materiali per i biocarburanti sono ancora migliorabili. Quindi lì c'è un'opportunità. Ma qui in questo territorio c'è un'altra opportunità di cui si parla poco, di cui poi parleremo. Ora, materie prime critiche. Mentre noi parliamo e diciamo ci riempiamo la bocca di mobilità, di transizione energetica, quanto è figo, quanto è bello, ma è anche molto costoso e non controlliamo nessuna di queste tecnologie. L'Europa e gli Stati Uniti importano l'85% di tutto quello che ci serve per essere sostenibili. E chi li produce? La Cina. Le batterie, i droni, questo aggeggino qua, i nostri cellulari, i nostri pacemaker, io non ce l'ho, ma comunque i nostri pacemaker, le nostre TAC si muovono attraverso alcune materie critiche, il tantalio, il litio, il tungsteno, il borio, ce n'è uno che si chiama stronzio. Sono materie rare che si raccolgono in piccole quantità. Il 90% della estrazione, della raffinazione e della commercializzazione è in mano a 3 aziende cinesi, non solo americane. Quindi, mentre i nostri politici si riempiono la bocca di strategie di competitività, insegnerei a loro a cominciare a leggere quello che dichiarano i cinesi. I cinesi dichiarano che controlleranno il 100% dell'industria della sostenibilità, cioè avranno in mano le leve della sostenibilità. Questo glielo permetteremo di fare? Lo accettiamo? Probabilmente no, ma per farlo dobbiamo lavorare. E qui la grande opportunità ai territori. Ma ve lo dico alla fine perché voglio tenervi svegli, perché siamo arrivati all'aperitivo. Alla fine vi svelo il segreto. Non ci possiamo arrendere ai cinesi, ma qual è la nostra risposta? Cioè, come possiamo rispondere? Okay? Noi possiamo rispondere in modo pensando a cosa abbiamo nel territorio. Noi abbiamo già queste materie critiche, le abbiamo già intorno a noi. Pensate che le nostre città hanno il 20% del fabbisogno delle materie critiche. E che cosa ci facciamo con queste materie critiche oggi? Con il tungsteno, l'oro e il palladio dei nostri cellulari, cosa ci facciamo oggi? Quanti di voi hanno nel vostro nel cassetto di casa, e io il primo, sono il più colpevole di tutti, qualche cellulare esausto? I nostri figli. Chi è che ha figli con la PlayStation? Ricchissima di tantalio. Hai alzato la mano, eh? E anch'io ho la PlayStation. Ma ce l'hai la 2 o la 3? O la 4? C'hai la 5? La 1, perfetto. Noi li teniamo in casa, sono ricchissimi di tantalio e tungsteno, e allora la strada è la rigenerazione e l'economia circolare. Dobbiamo recuperarli. Quanti impianti abbiamo in Europa per recuperare questi materiali? Meno di 10. In Italia, 1, ce l'ha l'IREN. A Volpiano, neanche tanto lontano da qua. E ne stiamo costruendo uno ad Arezzo. L'impronta che vogliamo dare come IREN è quella di andare verso il recupero, perché non potremo mai competere con i cinesi sulle miniere, non potremo mai competere con i capitali cinesi sull'estrazione. Chi lo dice non ha capito i criteri principali di geopolitica, ma possiamo competere dal territorio, con il territorio, sul recupero. Sono impianti che non inquinano, e sono impianti che fanno grande ricchezza. Pensate che da un impianto del genere si estraggono chilogrammi di olio, oro, argento e palladio, okay, che possono alimentare industrie intere.
C'è un'azienda ad Arezzo che recupera le marmitte catalitiche americane, perché l'America non sa recuperare le marmitte catalitiche. Qual è il prodotto di questa azienda? Lingotti di palladio. Che fatturato fa questa azienda, visto che parliamo anche con gli industriali? 4 miliardi di euro di fatturato, 25% di EBITDA. Lo fa da 25 anni e nessuno la conosce. Sta per essere comprata da un gruppo tedesco. Vi pare possibile? Vi pare possibile che l'Europa, l'Italia, permetta all'Italia di far acquistare a un gruppo tedesco un'azienda così strategica? Ecco, questi sono i ragionamenti politici che bisogna fare e sono geostrategici. Ma il nostro futuro è nel territorio e nel recupero di questo. E perché dico che il Piemonte è importante? Da quando sono arrivato in IREN ho cominciato a vedere i territori, che ruoli e che vocazioni possono fare. Perché il Piemonte può diventare pivotale in questa strategia? Domandiamocelo. Allora, noi non potremo probabilmente essere il leader nelle macchine elettriche. La Stellantis ha già perso la partita. Non vincerà mai contro le batterie cinesi e taiwanesi e neanche contro la mobilità economica cinese, ma potrebbe vincere sulla rigenerazione delle batterie. E allora il Piemonte, che è il crocevia tra Genova e il porto di Genova, i consumi della pianura padana, interconnessa con il nord Europa, potrebbe diventare la fabbrica della rigenerazione di tutte le batterie europee, avendo qua già delle competenze, con IREN, con Stellantis, con altre aziende come l'ENI. Ecco, quindi dobbiamo pensare che il nostro futuro non è finito qua, non finisce qui. Inizia qua, ma con un nuovo paradigma, che è la rigenerazione. L'economia circolare sarà uno degli strumenti con cui il territorio si nutrirà e crescerà. Ora, tutti questi materiali che oggi si trovano in natura nei territori che vi faccio vedere, Cina, Australia, in Italia siamo ricchissimi di due di questi materiali. Ma dove sono questi materiali? Purtroppo nei parchi naturali. E io non credo che noi possiamo andare a estrarre. Peraltro uno di questi materiali è a circa 70 km da qua, ma significherebbe deturpare l'ambiente e noi non lo vogliamo. Potremmo recuperare il 20% del nostro fabbisogno recuperando i cellulari, semplicemente recuperando i cellulari, che noi buttiamo in discarica oggi, perché la legge ci impone, non c'è un processo per recuperare tutti i materiali dei cellulari. Oggi preferiamo buttarli in discarica. Ritornando al tema invece dell'elettrificazione, il problema poi sono le grandi città. Quindi noi andremo a ricaricare probabilmente in territori vergini. La provincia diventerà un elemento per caricare. Perché? Perché a Torino, perché a Milano, l'energia non può fluire per la quantità di energia. Quindi penseremo, vedremo, ci saranno dei centri di ricarica nelle periferie delle grandi città, che rinasceranno, diventeranno centri dove l'economia rigenerativa e quella della ricarica si fondono. Pensate dei nuovi autogrill. Quando io vado all'autogrill penso appunto al passato più che al futuro. Si mangia, si prende la benzina, si prende un caffè. Il futuro saranno invece centri dove ci sarà energia eolica e solare, ci sarà geotermia, ci saranno batterie che vengono ricaricate e ci sarà magari un centrale di recupero dei cellulari. Cosa facciamo come IREN? Beh, a parte costruire un impianto ad Arezzo per recuperare i materiali, per esempio, esausti dai cellulari e produrre oro, palladio e tantalio, noi stiamo investendo molto sulla mobilità. Diciamo che vogliamo a fine piano, nel 2030, avere il 70% di tutta la mobilità elettrica e stiamo ragionando anche su investire un paio di miliardi di euro nell'economia circolare legata a tutto ciò che è recupero di materiali preziosi. Per prezioso anche il materasso è prezioso. Faccio un esempio. Noi pensiamo a rifiuti pesanti, metallici, plastica, ma sapete, il materasso è uno degli elementi più inquinanti che abbiamo quando lo scarichiamo, perché è ingombrante, perché è difficile da riciclare, perché si riempie d'acqua e lo buttiamo in discarica. Ma il materasso è ricchissimo di alcune sostanze, alcuni metalli, per esempio il ferro, qualche volta del rame, molto materiale poliuretano,
E allora abbiamo investito in un'azienda qui vicino a Tovinino che si chiama Remat per il recupero dei materassi, la prima industria italiana di recupero dei materassi. In realtà è una delle prime al mondo, perché quasi tutto il mondo si butta al materasso. E abbiamo trovato un modo economico invece per rigenerarlo. Quindi chiudo con la parola rigenerazione. Il futuro dei territori, a mio parere, è la rigenerazione in tutte le sue forme, quindi non in maniera, come posso dire, talebana. La rigenerazione del modello industriale che abbiamo, da un diciamo sistema di produzione usa consumo getta in un progetto di riutilizzo. Il territorio che lavora nell'automotive può pensare per esempio l'eco design, ragionare per esempio si può produrre lo stesso prodotto che si produce per la BMW, per la Stellantis o per la Porsche, ma pensando a un prodotto che si autogenera, quindi un prodotto nuovo in termini meccanici, in termini plastici, in termini fisici e chimici. Ecco, quindi il futuro è nella rigenerazione. E pensate che più del 50% dei prossimi futuri lavori, ok, dei nostri figli, sarà basato e sarà in quel settore lì, anche in aree dove ancora noi non conosciamo, per esempio la chimica. Un'area che noi abbiamo sempre sottovalutato rispetto ad altre, diventerà importante. Essere un esperto chimico e sarà figo come essere un esperto digitale. Oggi chi fa attività digitale guadagna molto rispetto ad altre, vi assicuro che chi sarà un buon esperto chimico-fisico guadagnerà le stesse cifre. Vi ringrazio e buon lavoro. Buonasera a tutti, Alberto Marazzato. Insieme ai miei fratelli ho l'onore di guidare l'impresa di famiglia che ha più di 70 anni. Siamo alla terza generazione, ci occupiamo di servizi ambientali, in particolar modo gestiamo rifiuti industriali, bonifiche ambientali e servizi operativi. La nostra azienda è nata dai trasporti, quindi 70 anni fa, nonno ha iniziato proprio tra l'altro qui nel Canavese, a Ivrea, a questa avventura, questa attività che ad oggi ci permette di andare avanti. Negli anni 70 poi abbiamo iniziato a concentrarci sulla parte ambientale, però diciamo oggi quello di cui vorrei parlarvi, lanciare qualche spunto, è proprio sul trasporto, proprio perché questa è la nostra specialità e quindi vorrei concentrarmi su questa parte. Noi abbiamo diverse sedi, operiamo prevalentemente nel nord-ovest e ci occupiamo invece per altri servizi come le bonifiche di operare su scala nazionale. Collaboriamo anche con paesi esteri, purtroppo perché, come ha detto giustamente qualche relatore prima di me, in Italia siamo carenti di impianti, quindi siamo costretti a esportare molti dei rifiuti che produciamo. Abbiamo appena recentemente costituito anche una fondazione perché abbiamo avuto l'onore da parte del papà di ereditare una collezione di camion storici. 15 anni fa, quando il papà ci ha ceduto diciamo, le redini dell'azienda, si è concentrato a fare quello che è la sua passione, cioè raccogliere, restaurare e collezionare dei camion. Camion che abbiamo ereditato, papà purtroppo è mancato l'anno scorso, e diciamo noi come famiglia avremo intenzione di portare avanti questa sua passione. Portarla avanti non tanto con l'incrementare ancora il numero di mezzi, perché tra l'altro è una delle più grosse collezioni al mondo, sicuramente la principale in Europa, ma soprattutto cercare di far conoscere e mettere a disposizione quello che c'è dietro questi mezzi, e cioè parlare di cultura di impresa. Da qui abbiamo costituito questa fondazione che avrà proprio questo obiettivo e questo impegno di cercare di portare avanti nelle future generazioni quello che questi camion e tutto quello che c'è dietro legato ai trasportatori, allestitori, autisti,
hanno rappresentato con questi mezzi. Come vi dicevo, vorrei parlarvi di mobilità riguardo al trasporto. Noi quando parliamo di spostamento vediamo che le componenti sono del lavoro, della gestione familiare, del tempo libero, dello studio, ma sicuramente quella prevalente è quella legata al lavoro. Nel lavoro ci sono vari ovviamente tipi di mobilità, navale, treni, intermodale, tutto. Io vi parlerò appunto di quella del trasporto. Di quel trasporto stradale che si divide sostanzialmente in due macro categorie, mezzi leggeri e mezzi pesanti. I primi, quelli pesanti, di solito fanno le tratte a lunga percorrenza, quindi fanno grossi spostamenti. Oggi si va molto anche sull'intermodale, quindi questi spostamenti non sono più solo con un tipo di trasporto, solo con il camion, ma molte volte prevedono, grazie ai container, di utilizzare diversi mezzi, quindi il camion, ma piuttosto che il treno, o la nave. E poi c'è il trasporto invece, quello che riguarda diciamo il cosiddetto ultimo miglio, quindi il trasporto leggero, che è una sfida altrettanto importante quanto quella del trasporto su lunga percorrenza. Partiamo da quello di lunga percorrenza. Qui la sfida non è tanto nel veicolo, sul veicolo, come ci insegna la storia, il veicolo elettrico può essere un valido, ma il problema è poi come alimentarlo, il problema è come dargli l'autonomia e permettergli di raggiungere da punto A a punto B, riuscendo a essere competitivi rispetto ad altre forme. Già fino agli anni 50 in America il veicolo elettrico rappresentava una buona parte del trasporto pesante, ma poi è stato man mano abbandonato proprio in virtù dei combustibili tradizionali, proprio perché permettevano un'elasticità e una migliore gestione. Ora, qui la sfida si gioca sulle infrastrutture. Sulle infrastrutture è fondamentale, ancora prima dei veicoli, studiare e pianificare al meglio quello che è l'assetto delle infrastrutture. Qui in Piemonte abbiamo delle grosse opportunità, ci sono dei grossi investimenti a partire dall'alta velocità, alla TAV, al terzo valico, il porto di Genova, come è già stato detto, è un'opportunità non solo per la Liguria, ma sicuramente anche noi, perché rappresentiamo l'entroterra e tutto quello che può comportare. Se andiamo a vedere, quello che ci può anche raccontare la storia è un insegnamento e anche capitalizzare la stessa, nel senso che purtroppo oggi abbiamo nelle aziende, nel trasporto in generale, delle criticità che sono sostanzialmente comportate da una normativa che segna un po' il passo dei tempi. Oggi abbiamo una parte di trasporto regolamentata, esiste una norma legata al cronotachigrafo che va a regolamentare i tempi di guida, i tempi di riposo e quant'altro, e si usa sulle aziende strutturate, si usa sul trasporto pubblico, il trasporto merci. Ma purtroppo la norma non va a regolamentare i mezzi invece di taglia più inferiore, quelli che, come vi dicevo prima, normalmente vengono usati sull'ultimo miglio. Qui purtroppo, essendo mezzi a patente B, non c'è l'obbligo del cronotachigrafo e quindi si presta poi a un mercato che abbiamo visto anche recentemente la cronaca, sono state commissariati due tra i più importanti corrieri a livello nazionale. E perché si presta poi a delle criticità dove non ci sono le regole, che comportano poi a sostanzialmente uno sfruttamento della manodopera. Quando non ci sono regole, non ci sono strumenti per misurare le ore di lavoro, ecco che allora viene fuori quel fenomeno dell'abuso. Normalmente i corrieri, i trasporti che vedete su piccola tratta, a differenza delle aziende che hanno dipendenti, utilizzano il sistema del trasporto tramite padroncini. Questi non hanno limite di orario, avrebbero dei limiti di guida, ma non avendo lo strumento che li registra, questo purtroppo comporta poi spesso e sovente un superamento delle regole. Ma il fatto di non avere regole non è solo il problema dello sfruttamento, diciamo, di questi lavoratori a turni massacranti e quant'altro, ma intanto si tira via del lavoro potenziale, perché un lavoro che fa
una persona con turni elevati potrebbero essere invece fatte da due persone. Ma soprattutto poi si hanno più mezzi, perché un mezzo ovviamente di minore portata comporta fare più viaggi per trasportare la stessa quantità di materiale, cosa che invece se si utilizzasse un mezzo pesante questo problema non si avrebbe. Ma non solo, utilizzare dei mezzi piccoli, quindi avere più mezzi in circolazione, comporta più traffico, ma comporta anche un onere ambientale, non tanto sulla parte di spostamento, ma quanto sulla parte che ogni mezzo inquina, sia quando gira, quando ha delle emissioni, ma il rapporto è circa 1-1-1, nel senso che ha altrettanto inquinamento quando viene prodotto e, come abbiamo sentito, anche ha un impatto ambientale importante quando poi deve essere dismesso. Quindi immettere più mezzi per ovviare, come dire, a una normativa che ha 40 anni e, come dire, ha segnato un po' il tempo, ecco, forse da qui dovremmo fare delle riflessioni e non cercare, diciamo, di deviare. Sostenibilità vuol dire anche studiare a 360 gradi tutto l'aspetto. E un altro importante criticità che c'è è legata a quello della carenza di personale. Qui l'evoluzione, diciamo, della vita, dei tempi, da il nonno quando ha iniziato a trasportare c'era l'obbligo di viaggiare con due autisti. Oggi noi abbiamo il problema di rintracciare un autista per poter lavorare, noi come tutte le altre aziende. E questo perché? Perché c'è una difficoltà anche di accesso alla professione, ottenere le patenti per poter guidare i mezzi pesanti è veramente diventato oneroso, ma soprattutto è difficile l'accesso dei giovani. Una volta il servizio militare, la leva obbligatoria, era un'occasione ideale per poter, come dire, fare i primi esperimenti, guidare i primi mezzi, e poi c'era uno strumento che si chiamava conversione, cioè finito il militare potevi permetterti di convertire la patente militare a patente professionale. Ecco che tanti giovani si avvicinavano all'attività, provavano, non tutti si fermavano, ma se non altro c'era un campione rappresentativo e interessante. Questo non avviene più e quindi abbiamo anche un problema proprio di risorse. È un problema che va analizzato anche qua, ma qualcosa bisogna fare. Proprio recentemente sono stati introdotti degli incentivi per aiutare i giovani a ottenere le patenti, ma sicuramente la patente di per sé non risolve il problema, perché veramente per guidare questi mezzi pesanti ci servono degli affiancamenti. Una volta con i due autisti era facile, perché il giovane, come dire, apprendeva dall'anziano. Oggi con l'autista che guida da solo, diciamo, la patente in tasca, ma poi gli esperimenti si fanno sul mezzo e non ci sono forme di incentivazione o di sostegno per questo ingresso. Un'altra sfida è la mobilità personale. Noi abbiamo visto che un impatto importante è anche quello della mobilità di tutti noi. Mobilità di tutti noi che abbiamo visto va dal lavoro, trasferimento casa-lavoro, tempo libero, e qui ci sono dei numeri che, come hanno detto anche i relatori precedentemente, permettono, oggi abbiamo molti più strumenti a disposizione di tutti noi per poter fare i nostri spostamenti, la nostra mobilità. E qui però dobbiamo anche noi metterci del nostro, perché se continuiamo ad andare avanti con le nostre abitudini, con le nostre comodità, questi risultati così ambiziosi sarà impossibile raggiungerli. Vediamo che si sono evoluti, crescono dei fenomeni come l'utilizzo della bicicletta, come l'utilizzo dei monopattini, cioè abbiamo veramente uno scenario già oggi decisamente ampio, però deve esserci la componente umana. Noi nel nostro caso, per esempio, abbiamo misurato l'impatto ambientale con uno strumento che si chiama Carbon Footprint, e quindi abbiamo misurato il nostro impatto che abbiamo in azienda con le emissioni dei mezzi pesanti, ma anche con le emissioni che abbiamo sugli impianti che si occupano dello smaltimento e del recupero dei rifiuti. Ebbene, è venuto fuori che una componente importante è dovuta non solo all'attività, ma all'attività, alla mobilità del trasferimento casa e lavoro. E abbiamo detto, e qui cosa possiamo fare? Beh, intanto andiamo a analizzare come avviene questa mobilità, e abbiamo visto che avviene normalmente con la macchina,
normalmente si utilizzano pochissimi mezzi pubblici, e quando abbiamo sondato i nostri collaboratori, che sono circa 300, la prima risposta è stata la comodità. Vengono quasi tutti a lavorare in macchina in maniera singola, e quindi, a parte lo spazio sulle strade, ci sono costi e ovviamente il relativo anche impatto ambientale. Da qua abbiamo tirato fuori un progetto, tra l'altro con una startup qui piemontese, che ha realizzato un'app, un'applicazione che mette insieme una comunità dove ci si può scambiare e dare dei passaggi, il famoso carpooling. Abbiamo coinvolto delle altre aziende, in particolar modo la nostra sede principale è a Vercelli, e un'azienda di Novara, perché noi avevamo tanti collaboratori che da Novara venivano a Vercelli, sono un quarto d'ora di strada, e viceversa tanti abitanti di Vercelli andavano a lavorare a questa azienda che è di Novara. Abbiamo iniziato questo progetto, che è il primo in Piemonte, di comunità di carpooling, e devo dire che abbiamo avuto degli ottimi risultati. Qualcuno ha iniziato a utilizzare, a dare dei passaggi ad altri colleghi, ma la cosa che è più interessante è che ha iniziato a dar passaggi o a iniziare uno scambio anche con le altre aziende, e quindi ci auguriamo di poterlo allargare anche ad altre aziende del territorio, ma perché no anche allargarlo su altre zone che non solo quelle legate alla sede principale. Sicuramente, sentendo poi i colleghi, i collaboratori che l'hanno utilizzato, da un lato hanno avuto un minimo ovviamente di imbarazzo, un minimo di disagio per uscire dalla zona di comfort, dalle proprie comodità, ma a parte il risparmio economico hanno avuto sicuramente poi dei benefici, hanno avuto anche degli incontri, degli scambi, e insomma sono tutti al momento più che soddisfatti dell'iniziativa. E questa è appunto l'iniziativa che vi ho raccontato. Un altro tema, ecco, su cui un altro spunto che vorrei introdurre è quello della sicurezza stradale. Qui, come già stato detto, c'è un importante tema, ma anche proprio nel trasporto. Le cause di infortuni sul lavoro, abbiamo circa poco più di 1.100 infortuni mortali annuali, il 30% sono infortuni in itinere, cioè avvengono sulle strade. Noi stessi come azienda, è vero che noi siamo tanto sulla strada rispetto a un'azienda normale, però l'80% dei nostri infortuni negli ultimi 10 anni sono tutti avvenuti sulle strade. E qui questa è un'altra sicuramente bella sfida. Penso che anche qua le soluzioni ci sono, la tecnologia ci può dare tanto una mano. Abbiamo visto tutti con le cinture, insomma, che al di là del disagio iniziale, anche qua è cambiata un'abitudine, ma poi è stata tranquillamente integrata da parte di tutti. Ecco che questo, secondo me, oggi avere ancora il 30% di infortuni mortali sulle strade deve essere un tema che assolutamente va preso in considerazione, bisogna trovare delle soluzioni. Mobilità sostenibile poi non è solo sviluppo economico, non è solo sicurezza, non è solo impatto ambientale, ma secondo noi la mobilità può essere anche un'opportunità, una sfida. Noi vediamo sulla mobilità anche un aspetto dove valorizzare il proprio territorio. Abbiamo visto le iniziative come per esempio le strade dei vari tipicità del territorio, la strada dei vini, a Vercelli abbiamo la strada del riso, ecco che lo stesso concetto di mobilità come un'aggregazione, una valorizzazione del territorio stesso. Vi ringrazio, buona giornata. Buonasera a tutti. Quando penso alla mobilità sostenibile, mi viene in mente questo ricordo di quando ero piccola, vivevo in campagna e non mi piaceva mai prendere la bici per tutti gli insetti moscerini
che mi arrivavano in faccia, allora per comodità si decideva di prendere la macchina, senza poi contare che la sera comunque tornavamo con il parabrezza cosparso di insetti e di moscerini. Ecco, non so se ci avete fatto caso magari, ma negli ultimi anni questo non succede più, anzi i nostri vetri sono sempre più puliti. E questo è perché negli ultimi 30 anni in Europa abbiamo perso più del 70% della biomassa di insetti volatori, soprattutto a causa delle attività umane che impattano, inquinano e frammentano i loro habitat. Oggi siamo qui per parlare di mobilità sostenibile. Quasi alla fine degli interventi di questa sera abbiamo parlato di droni, auto elettriche, bici, moto, infrastrutture, energia. Ma proviamo a fare un passo oltre, a allargare un po' i nostri orizzonti. Facciamo lo sforzo di non pensare soltanto a quello che ha sviluppato l'uomo per l'uomo, ma pensiamo all'ambiente in cui siamo inseriti. Pensiamo al nostro impatto su di esso, anche alla mobilità quindi degli ecosistemi, alla mobilità delle specie animali e vegetali. Perché di fatto con l'infrastruttura, le reti stradali, l'urbanizzazione, abbiamo avuto un impatto sugli ecosistemi. Abbiamo di fatto creato delle barriere fisiche che li hanno frammentati. E questo rappresenta un grande problema. Il problema è che abbiamo rotto un equilibrio e abbiamo messo a rischio la biodiversità. E ora ci chiederemo perché questo rappresenta un problema per noi. Perché, come diceva il biologo Edward Wilson, se l'umanità scomparisse, il mondo tornerebbe al perfetto stato di equilibrio che esisteva 10.000 anni fa. Ma se dall'altra parte gli insetti scomparissero, l'ambiente crollerebbe nel caos. Ecco perché se parliamo di mobilità sostenibile è fondamentale considerare anche quella degli ecosistemi che abbiamo frammentato, della biodiversità, delle specie animali e vegetali. Perché la biodiversità, gli ecosistemi sono il cuore pulsante del nostro pianeta e quindi mantenerli integri e funzionanti è fondamentale non solo per preservare le specie che li abitano, ma anche e soprattutto per preservare la nostra. Innanzitutto perché anche noi facciamo parte delle specie che abitano questo pianeta. E poi soprattutto considerando che il 75% del cibo sulle nostre tavole dipende proprio dagli ecosistemi e dall'azione degli insetti impollinatori. Come abbiamo fatto a capirlo in 3B? Perché in 3B sviluppiamo sensori elettronici, processi di controllo 4.0 e sfruttiamo la connettività IoT per ascoltare e imparare dall'ambiente. Tutti i dati che raccogliamo vengono analizzati tramite reti neurali e algoritmi di intelligenza artificiale e utilizziamo questi dati per comprendere come sta l'ambiente circostante e sviluppare strategie per rigenerarlo. 3B è quindi una climate tech che connette la natura con la tecnologia, proprio per capire e attivare progetti di rigenerazione degli habitat naturali che siamo andati a frammentare in zone povere di biodiversità, a partire dalle città, dalle infrastrutture, dalle ferrovie, dalle autostrade, tutto ciò che ha un impatto sul suolo e sulla mobilità degli ecosistemi. Come lo facciamo? Come funziona operativamente? Attraverso il monitoraggio. Monitoriamo lo stato di salute dell'ambiente attraverso le API, che sono dei veri e propri bioindicatori. Monitoriamo la biodiversità della flora attraverso i satelliti dell'Agenzia Spaziale Europea, con la quale collaboriamo, e la biodiversità della fauna pollinifera attraverso i nostri sensori Spectrum. Quindi attraverso questa valutazione estremamente oggettiva dell'ambiente, riusciamo a capire qual è effettivamente lo stato di salute e a fornire suggerimenti su come migliorarlo. Non è solo un impatto ambientale, perché attraverso la massima trasparenza e tracciabilità riusciamo di fatto a divulgare questi dati, queste informazioni, per educare e sensibilizzare le persone e le comunità locali. Tra le soluzioni che abbiamo implementato e che abbiamo messo a terra abbiamo corridoi ecologici, la piantumazione di alberi d'essenze nettarifere, l'installazione di alveari tecnologici, di casette di rifugi per la fauna pollinifera selvatica, spesso accompagnati anche da cartelli educativi proprio per educare e sensibilizzare su queste tematiche.
perché d'altronde un ecosistema sano è un beneficio non solo per la natura, ma anche e soprattutto per noi. Per citare un esempio concreto, anche collegato alla mobilità sostenibile, a Mirano, lungo la A4, con Concessioni Autostradali Veneto, abbiamo ricucito il territorio attraversato dall'autostrada, andando proprio a rigenerare un'oasi della biodiversità. Quindi sostanzialmente abbiamo supportato la fauna e la flora locali, diversificando le specie vegetali. Quindi laddove il territorio è stato spezzato appunto dall'autostrada, dove l'autostrada ha lasciato il segno, l'instancabile lavoro delle api, il ripopolamento degli impollinatori, la piantumazione di alberi ed essenze nettarifere ha ripopolato un territorio, l'ha rigenerato, riportando biodiversità laddove l'autostrada aveva lasciato il segno e aveva frammentato. Ecco, quindi oggi quest'oasi della biodiversità è a tutti gli effetti l'autostrada degli impollinatori, quindi dove gli insetti hanno ritrovato un loro habitat che era stato perso e sono liberi di muoversi, così come oggi lo siamo anche noi d'altronde. Quindi progetti come questo possono non solo mitigare la presenza dell'infrastruttura e il nostro impatto, ma addirittura migliorare la sostenibilità ambientale di un territorio. Perché appunto alla fine di questo intervento non possiamo parlare di mobilità sostenibile senza proprio considerare quella degli ecosistemi e di tutte le specie. E quindi ecco, questo esempio che abbiamo realizzato con CAF del Parco del Passante ci serve proprio a capire che è possibile realizzare questo tipo di visione, questo tipo di mobilità. E questo non è solo il futuro, ma è una realtà presente che può essere raggiunta attraverso l'innovazione, l'educazione e soprattutto la collaborazione, perché soltanto insieme, quindi unendo tutti i mondi di cui abbiamo parlato stasera, è possibile realizzare un futuro dove mobilità sostenibile includa non soltanto l'uomo, ma appunto tutte le specie che vivono su questo pianeta. Un futuro in cui un giorno, le sere d'estate, riusciremo a vedere le lucciole riaccendere i nostri prati. Grazie. Siamo. Scusate, ma sono emozionatissimo. Per cui tengo in mano il promemoria, dovessi dimenticare. Sarà per il fatto che gioco in casa, io abito a San Giusto Canavese e vi devo parlare di quello che facciamo con i colleghi di 47 scuole in Italia. Ci siamo raggruppati 2 anni fa, partendo da 13 scuole, 12 in Piemonte e una a Messina, e formiamo ogni anno circa 400 studenti che partecipano ad un corso, ovviamente non con il teletrasporto, ma a distanza, sulla mobilità elettrica. Prevalentemente in questo momento parliamo di progettazione di sistemi di mobilità elettrica. Quindi parliamo di come si dimensiona, quali sono i criteri di dimensionamento di una vettura elettrica, che ovviamente intrinsecamente è più efficiente, no, di una macchina endotermica, perché considerate che una macchina endotermica ha un rendimento del 20%, cioè io le do 100 e lei mi restituisce 20 in movimento. Mentre per quanto riguarda una macchina elettrica i rendimenti sono ben più alti, parliamo di rendimenti dell'85%, no? Quindi è considerevole. Tutto questo discorso del mettere insieme le scuole è nato dal fatto che in parte un ente che collabora con lo Stato nel seguire sia le scuole, ma non solo le scuole, anche i comuni delle volte, ANPAL Servizi, e un'altra invece associazione di industrie che si occupano di mobilità, avevano tra virgolette il problema della formazione
di personale che fosse in grado di mantenere le autovetture e tutto ciò che attiene alla mobilità elettrica. Per cui è nata il motivo, diciamo, c'è stata la motivazione di mettere insieme le scuole che ovviamente al momento non hanno dei percorsi formativi per tale finalità, e noi mettendoci insieme invece abbiamo creato questo percorso e ogni anno lo integriamo e lo adattiamo a quelle che sono le esigenze dei ragazzi, ma anche dei vari enti con cui parliamo, perché per mettere insieme queste 20 ore bisogna parlare con tanta gente per un anno. Quindi si fa, è nato per quello. Ovviamente non ci siamo limitati alla progettazione e alla manutenzione, ma abbiamo, o almeno cerchiamo di dare gli elementi ai ragazzi che riguarda la gestione di questi sistemi che sono impattanti dal punto di vista ambientale, perché oltre a, come dire, ad aver bisogno di energia per far andare i mezzi, abbiamo bisogno di spazi, no? Abbiamo bisogno di spazi per il parcheggio, per la ricarica e così via cantando. Ecco la gestione. Apro una parentesi, qui sul territorio nostro, quello piemontese, si era pensato di fare un car sharing o utilizzo delle automobili come avviene a Torino, che vado, prendo la macchina, pago il tempo che mi viene messo a disposizione e poi la macchina la parcheggio. Bene, si era pensato con la rete di fare un servizio del genere, diciamo fatto centro a Piazza San Carlo a Torino fino ad Ivrea, quindi 60 km di raggio, e si erano pensate 6 direttrici su cui sviluppare questo discorso e poi dei cerchi concentrici che dovevano collegare le varie direttrici. Era un investimento che qualcuno avrebbe potuto fare, e quindi questo per esempio è stato un elemento del corso di gestione, appunto, non soltanto di progettazione meramente del fatto tecnico, ma anche di gestione dell'elemento. Bene, io non ho ringraziato all'inizio, ma lo faccio adesso. Io devo ringraziare Patrizia che mi ha invitato a questa bella festa, dove ho trovato tante persone che più o meno la pensano come noi della rete, e cioè che abbiamo bisogno di efficienza nella mobilità, di riuso di tutti gli elementi, e Irene ce n'ha dato un bel esempio, che sono tutti elementi che devono essere, che devono concorrere alla formazione degli studenti, e noi cercheremo di farlo sempre di più e mi auguro sempre meglio con diciamo l'aiuto anche delle università, perché non siamo soltanto noi delle scuole superiori che facciamo questo discorso, ma lo facciamo insieme alle università, tipo l'Università di Messina, l'Università dell'Aquila e mi auguro a breve anche il Politecnico di Torino. Detto ciò, dico quest'ultima cosa e poi mi taccio: se la pubblica amministrazione ha bisogno di un aiuto, noi della rete ci siamo, perché, e venendo al discorso del sindaco di San Giorgio, ci siamo perché ci siamo già stati. Noi in un convegno fatto a Candia per la mobilità del treno da Aosta fino a Chivasso abbiamo dato un consiglio, ma dopo che ci siamo concertati fra di noi della rete, al sindaco di Ivrea, non quello appena eletto ma quello precedente, di come poteva attraversare il tunnel senza rompere tutto. Detto ciò, vi ringrazio e arrivederci. Posso usare questo microfono? No, questo qui è che mi devo appoggiare.
appoggiare qui perché ho una serie di slide da commentare, per me è più facile così. Allora, innanzitutto, come le Nazioni Unite, con il doppio microfono. Allora, innanzitutto grazie per l'invito, ringrazio la dottoressa Paglia per avermi dato questo compito improbo di riassumere, di cercare di fare una sintesi di tutto quello che abbiamo sentito finora. Sicuramente abbiamo capito una serie di cose. In primo luogo che la mobilità è un'istanza fondamentale nella società, nella collettività, e credo che non sia un caso che nel momento in cui uomini e merci hanno iniziato a muoversi, l'essere umano ha vissuto e sta vivendo ancora il suo momento di maggiore prosperità. Abbiamo capito anche che però adesso stiamo vivendo le conseguenze di una mobilità legata, da sempre legata, alle fonti fossili. Allora, io non voglio entrare nel merito perché di considerazioni che sarebbero pur legittime sul fatto che la mobilità sia il problema principale del processo di sostenibilità che sta affrontando la società tutta in tutto il mondo praticamente, o comunque nelle economie più sviluppate. Di certo il percepito è questo, il sentire comune della gente è che la mobilità privata e soprattutto le macchine abbiano delle grandi colpe. Probabilmente è in parte vero, probabilmente non è del tutto vero, però se ci pensate, quando noi ogni tanto guardiamo i telegiornali, la televisione, o quando leggiamo sui quotidiani i problemi che vengono dall'inquinamento, puntualmente ci sono le foto delle macchine, non c'è qualcos'altro. Ogni tanto si vedono delle fabbriche, fumo che esce dalle fabbriche, ma la maggior parte delle volte si vedono delle foto, di solito molto vecchie, di fumo che esce dallo scarico delle automobili. Quindi, come dicevo, il percepito è questo. E secondo me, francamente, è giusto per un'industria che comunque sta già cercando di ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività e dei propri prodotti. Allora, perché vi faccio vedere questa cosa qua? Tanto perché sono direttore di Quattro Ruote e quindi mi faccio della pubblicità, ma perché questo è il primo numero di Quattro Ruote, è uscito nel febbraio del 1956 e quello è il muro torto a Roma in quegli anni lì, lo vedete perché ci sono le 500, ci sono solo Fiat intanto, perché questo era il mercato italiano all'epoca, era l'80%. E la Fiat sapeva difendersi molto bene per quanto riguarda il mercato interno. Allora, perché vi faccio vedere questo? Perché in realtà quello che noi stiamo affrontando, noi come media, noi come Quattro Ruote, è molto simile a quello che stava succedendo all'epoca e che i miei predecessori dovevano raccontare. Perché? Perché in quel momento stava nascendo una nuova classe sociale, stava nascendo la classe sociale degli automobilisti, stava nascendo l'industria dell'automobile. Il compito di Quattro Ruote in quel momento era creare consapevolezza sociale in un nuovo mondo. E quello cercammo di fare, direi con grandissimo successo, e che adesso ci ritroviamo a fare perché la portata del cambiamento che sta vivendo l'industria dell'automobile è assolutamente, l'industria della mobilità, dentro cui ovviamente la parte importante è quella dell'automobile, dentro cui il cambiamento che sta avvenendo adesso è molto simile a quello che stava avvenendo allora, con la differenza che all'epoca non si dava nulla per scontato, bisognava creare qualcosa di nuovo, bisognava plasmare una società che si avvicinava per la prima volta alla libertà, all'autonomia individuale consentita dall'automobile. Oggi diamo tutto quanto per scontato, perché come dicevo prima la società è abituata a muoversi con l'automobile, è abituata alla mobilità privata, ha dei modelli di utilizzo che tutti noi diamo per scontati. Quindi la trasformazione che noi stiamo vedendo avrà degli impatti eccezionali per quanto riguarda la collettività, esattamente come quello che successe all'epoca nel 1900, anni 50, quando ci fu la prima motorizzazione di massa. Ascoltando i vari interventi, la cosa che mi è venuto naturale è farmi questa domanda. Io ho un bambino piccolo che ha 6 mesi, qual è la mobilità che lui vivrà quando avrà 18 anni? 18 anni, tra l'altro, cadranno nel 2050, ovvero quando
già, diciamo così, tutta una serie di cambiamenti nel mondo dell'automotive, nel mondo della mobilità, nel mondo della produzione di energia, saranno già entrati a regime. Intanto, avrà una macchina? Che tipo di macchina avrà? Sarà sua o sarà a noleggio? Si muoverà? Abbiamo sentito prima da parte sia di Pisino che di Marazzato un interessante accenno al fatto di come sta cambiando il mondo del lavoro. Quando mio figlio entrerà nel mondo del lavoro, e non sarà nel 2050 spero, ma un po' più avanti, diciamo nel 2060, ci sarà ancora bisogno di andare tutti i giorni in ufficio? Oppure si lavorerà principalmente a distanza? Non lo so, sono tutte domande che mi vengono naturali. Comunque, allora, per capire la portata del cambiamento che abbiamo sentito prima e di cui adesso sto cercando di dare una sintesi, allora, cerco di riassumere alcuni numeri, alcuni dei quali mi ha sentito in precedenza e altri invece li integro. Allora, intanto quante sono le automobili al mondo? Le automobili al mondo sono 1,3 miliardi, una cifra abbastanza importante, ma quello che è più importante secondo me, al di là del dato assoluto, è il tasso di motorizzazione. Il tasso di motorizzazione, questo 68 su 1000, è l'Italia. Il tasso di motorizzazione italiana vuol dire che ci sono 668 veicoli privati per ogni 1000 abitanti, è il più alto in Europa. Poi vedremo anche che è anche il più vecchio parco circolante in Europa. La Cina è il principale mercato del mondo e che abbiamo sentito in interventi precedenti come diventerà fondamentale come economia, come produzione di materiali, come approvvigionamento di materie rare, tutto quello produttore, primi produttori di batterie al mondo, in realtà in questo momento hanno un tasso di motorizzazione che è di 219 per 1000 abitanti. Cioè significa che la Cina, che è oggi il primo mercato del mondo e che lo è ormai da oltre 10 anni, ha un tasso di motorizzazione che è un terzo dell'Italia e che sta crescendo. Sta crescendo perché quanti veicoli si vendono al mondo? 85 milioni. Questo è il dato del 2022, in un momento di particolare crisi economica, sapete, 2022 diciamo così, tra l'altro si sono vendute anche pochissime macchine perché c'è stato un enorme problema di approvvigionamento di componenti che ha fermato moltissime linee di montaggio e lo sa chi ha voluto comprare un'automobile nell'ultimo anno. Gli è stato risposto la macchina probabilmente arriverà fra 10 mesi, 12 mesi, in alcuni casi anche 18 mesi. Quindi questo è un dato, 85 milioni di macchine vendute all'anno in un anno in cui si vendono poche macchine. E soprattutto dove stanno diminuendo le rottamazioni. Insomma, il fascio della mobilità privata rimane molto forte. Le auto private sono utilizzate per il 45% degli spostamenti delle persone. Questo in tutto il mondo, quindi considerando anche quelli che la macchina non ce l'hanno, superando il trasporto pubblico, il trasporto, la micromobilità, il ride sharing, i taxi, per una grande parte. Quindi la domanda sorge naturale, visto che il mondo sta affrontando questo processo verso la sostenibilità e sapendo che ci sono dei mercati dove il tasso di motorizzazione crescerà ulteriormente, allora io non ho citato per esempio, ho fatto l'esempio della Cina perché la Cina è il primo mercato mondiale, ma l'India ha un tasso di motorizzazione di 30 auto ogni 1000 abitanti, 30 auto, cioè significa che se gli indiani iniziano a comprare automobili, e verosimilmente non compreranno automobili elettriche, avremo un ulteriore problema. Noi in Europa siamo una società avanzata, noi probabilmente affronteremo questo processo, ma ci saranno altri mercati che, diciamo così, vanificheranno i nostri sforzi. Allora, che cosa accadrà? Allora, proviamo a cercare le risposte osservando le iniziative che l'industria ha già messo in campo per favorire nuovi processi di sostenibilità. Allora, di sharing ed elettrificazione parlo più avanti perché sono quelli che diciamo avranno il maggior impatto sui modelli di utilizzo, ma mi piace dare la briva al discorso portando la vostra attenzione su quello che sta accadendo a monte, cioè come si producono le automobili e di come vengono applicati alla produzione i principi dell'economia circolare. Allora, i tassi di riciclaggio, questo qui è una cosa che io ho rubato abilmente a una presentazione, i tassi di riciclaggio sono già elevati. Allora, si stima che l'89% del materiale a fine vita venga raccolto e riciclato, ci sono perdite in efficienza perché la percentuale scende al 78%,
se si considera poi il numero di veicoli che arrivano, che sono esportati dall'Europa. È interessante notare che buona parte dei materiali e dei componenti che vengono riciclati vengono utilizzati per costruire altre auto. La produzione di macchine nuove in Europa utilizza circa il 23% di materiali che derivano dal riciclo e si prevede comunque che questa percentuale potrebbe salire al 59%, quindi superare il 60% entro il 2040. C'è il problema della batteria, l'abbiamo sentito prima, il ciclo di vita delle batterie diventa dirimente, ovvero le materie prime che sono necessarie per costruire le batterie, la produzione delle batterie che ha un impatto energetico particolarmente ampio, l'utilizzo della batteria poi nell'automobile e infine che cosa accade nel momento in cui la batteria arriva al proprio fine vita. Ovviamente l'Unione Europea ha già affrontato questo tema, no? Alzando il livello di riciclaggio dei materiali delle batterie, soprattutto di alcuni componenti che abbiamo sentito prima, il litio, il cobalto, il 70% di litio, il 95% del cobalto sono già previsto che si debbano riciclare. Mi piace citare l'esempio di chi sta già andando in quella direzione. Allora, abbiamo sentito prima l'iniziativa di Iren, probabilmente in questo momento la più grande azienda è Northvolt, che peraltro è del 20% di proprietà della Volkswagen, che sappiamo che è un'azienda che ha fatto l'all-in nei confronti dell'elettrico, produce celle di batterie partendo da materiali riciclati dai rifiuti batterie. Tenete conto che Northvolt in questo momento ha dei contratti per 55 miliardi di dollari con tutta una serie di altre aziende, di altre case automobilistiche che non sono la Volkswagen. Si stanno formando gli standard, ovviamente a livello globale, ma anche le coalizioni di settore, perché bisogna mettersi assieme, perché questo ha un impatto sull'economia assolutamente straordinario. Sta nascendo, per esempio, la Global Battery Alliance, che è un gruppo di 120 organizzazioni pubbliche e private che lavorano per stabilire una catena del valore legato alla vita delle batterie. Insomma, quello che volevo dire è che l'automobile in realtà sta già affrontando la parte per rendere sostenibile la produzione e quindi sta nascendo anche una nuova generazione di veicoli che sono funzione di questi nuovi principi costruttivi, cioè che prendono in considerazione l'impatto energetico prima, durante la produzione, durante l'utilizzo e poi nel fine vita. Allora, chiarito questo, cerchiamo di riassumere, in realtà sono state già toccate varie volte questi temi nelle presentazioni precedenti, come avverrà il processo di cambiamento dell'automotive. Allora, il processo di cambiamento dell'automotive segue quattro pillar fondamentali. Allora, che è racchiuso in un acronimo che probabilmente avete già sentito, è CAKE, c'è chi lo chiama CASE, c'è chi lo chiama ACES, significa la stessa cosa, no? Cioè connettività, elettrificazione, autonomia e share, ovvero condivisione. Allora, la connettività è un'istanza tecnica che di fatto è il complesso sistema di software che governa l'oggetto che governerà, che in parte sta già governando adesso, l'oggetto automobile, è un driver tecnico che alimenta lo sviluppo degli altri tre pillar. Ma probabilmente l'istanza che più si avvicina al concetto di circolarità è la S, no? Cioè la S di share, ovvero condiviso. Allora, anche qui cerchiamo di capire che cosa si intende esattamente, perché molto spesso si usano delle parole senza individuare l'accezione più corretta. Si sta passando dal modello di proprietà a un modello di time-based ownership, ovvero non si compra più la macchina ma si utilizza la macchina. Questo si può anche chiamare comodizzazione della comodità. Comunque si sta andando in questa direzione qua. Questi sono più o meno, diciamo, i quadranti della mobilità in condivisione. C'è di tutto, c'è dal car sharing fino ai robot shuttle della guida autonoma che
che vedremo più avanti, alcuni sono in condivisione, il pooling di cui si parlava prima, di cui Marazzato parlava prima, per esempio per quanto riguarda i dipendenti, altri invece sono di utilizzo singolo. Allora, tenete conto che questo, dal 2010 sono stati investiti oltre 100 miliardi di dollari in questa branca dell'economia circolare. Ed è interessante sapere che non sono i player automobilistici che stanno cercando di capire se ci sono delle possibilità. Oltre il 70% degli investimenti che avvengono nella share mobility vengono da operatori di capitale di rischio o da private equity. Allora, fino a poco tempo fa, diciamo fino a 5-6 anni fa, la percentuale degli investimenti legati alle case automobilistiche in questo settore qui era del 4%. Sta salendo enormemente, perché ogni volta che vado a parlare con il grande capo di una casa automobilistica mi dice esattamente la stessa cosa del suo collega che ho sentito la settimana prima. Noi dobbiamo trasformarci da produttori di ferro in fornitori di mobilità. Quindi vedete che il tema della mobilità continua a tornare in continuazione. Non è facile perché il modello di business è molto complesso. I costi fissi sono molto alti, sapete tutti quanti che per esempio Daimler e BMW, ognuno dei quali aveva una società di car sharing, si sono dovuti unire per ridurre le perdite, non ci sono riusciti e hanno venduto tutto quel business a Stellantis. Quindi le cose non sono esattamente facili. Renault, poco tempo fa, De Meo l'ha detto, si è impegnata a ridurre il tasso di utilizzo dei veicoli di almeno il 20%. Con nuovi modelli di servizio di mobilità. Il mercato mobilità condivisa ha rappresentato tra i 130 e 140 miliardi di spesa dei consumatori globali. La cosa curiosa è che nel mondo dello sharing la branca in maggiore crescita non è il car sharing, non è l'e-hailing, che sono fondamentalmente le cose che in Italia facciamo un po' fatica ad adottare, che sono Uber, Lyft e queste cose qui, ma è la micromobilità, che ha avuto un'esplosione assolutamente straordinaria dopo la pandemia, di fatto. Ci sono degli studi di McKinsey che prevedono che il potenziale di questo mercato potrebbe essere fra i 300 e i 500 miliardi di dollari entro il 2030. Allora, pensate alle enormi implicazioni di questo modello di mobilità. Allora, oggi lo sharing non è alternativo all'auto di proprietà, ma lo diventerà a un certo punto, quando si troverà, diciamo così, l'equazione per far tornare i conti. Tra l'altro è evidente che le amministrazioni comunali, le amministrazioni locali stanno disincentivando l'uso dell'automobile privata, quindi si sta comunque andando in quella direzione lì. Pensate semplicemente una cosa, l'assicurazione. Si passerà dall'assicurare la macchina, l'oggetto, all'assicurare l'individuo, ad assicurare il percorso e non più il mezzo. È un mondo in continua trasformazione. Dicevo prima di come la micromobilità è esplosa dal 2020 in avanti, la micromobilità dei monopattini si sta già arrestando. Perché per esempio l'amministrazione comunale di Parigi con il sindaco Hidalgo ha deciso di vietare l'utilizzo, sapete che c'è stato un referendum, hanno deciso di vietare l'utilizzo dei monopattini elettrici nella capitale francese. Allora, quindi come saranno? Allora, detto che ci saranno meno macchine, come saranno le automobili, che saranno di proprietà oppure no? Allora, ormai questo lo sappiamo, l'automobile del futuro sarà elettrica. Abbiamo parlato prima, scusate, qui evidentemente ho saltato qualche slide per andare più veloce. L'automobile sarà elettrica. È un tema che occupa la mia vita ormai da parecchi anni, perché è il maggiore salto tecnologico, il più importante salto tecnologico che l'automobile ha vissuto anche prima del 1956, diciamo nell'ultimo secolo in avanti. Sapete, l'Europa ha deciso che nel 2035 le automobili dovranno essere tutte le automobili nuove, anche qui ogni tanto c'è qualche confusione, quindi non tutte le automobili in circolazione, ma quelle nuove dovranno essere a emissioni zero. Ci sono in questo momento delle scossoni per quanto riguarda alcune cose. Sapete la storia dei tedeschi che
hanno voluto i carburanti sintetici a tutti i costi perché la loro, diciamo così, le loro case alto di gamma avevano bisogno di prolungare il ciclo vita dei motori a combustione interna. Loro sono riusciti, anche perché hanno una potenza, diciamo così, di fuoco molto maggiore rispetto all'Italia, che invece aveva chiesto una deroga per quanto riguarda i biocombustibili, che in questo momento ancora non è passata. Se vi posto la notizia, però, il ministro Salvini è assolutamente convinto che i biocombustibili verranno accettati in qualche modo dall'Europa. In realtà, quello che è abbastanza evidente è che comunque, a prescindere da possibili variazioni, possibili cambiamenti, possibili spostamenti temporali, comunque l'automobile sarà elettrica, perché lo hanno, ormai le case hanno deciso, hanno fatto i propri piani produttori. Le case non sono, le case automobilistiche non è un motoscafo che può invertire la rotta immediatamente. Quando una casa decide di investire miliardi di miliardi nel cambiare la produzione, nel cambiare la catena del valore, nel cambiare la catena dell'approvvigionamento, non può a un certo punto decidere di tornare indietro. E quindi moltissime case arriveranno prima del 2035. Paradossalmente saranno le case più ricche, quelle che hanno le spalle finanziarie più larghe, a potersi permettere di portare avanti sullo stesso piano i motori elettrici, i motori endotermici e anche altre alternative, come per esempio l'idrogeno. Chi invece, diciamo così, ha delle spalle finanziarie meno robuste sarà costretto a scegliere, è già stato costretto a scegliere e sta andando in quella direzione. Francamente i francesi, quindi Stellantis e Renault, hanno già detto che arriveranno a delle gamme full electric molto prima del 2035, molto probabilmente nel 2030. Allora, non entro in disamine tecniche che avete sentito centinaia di volte. L'auto elettrica serve all'interno del processo di sostenibilità? Ovviamente sì, ovviamente sì. Certo, dipende da come viene alimentata l'automobile elettrica. Un'automobile elettrica è tanto pulita quanto è pulita l'energia che viene messa nei suoi accumulatori. Quindi bisogna avere una politica energetica che sia conseguente a questo aspetto. Se io compro una macchina elettrica in Polonia e la utilizzo in Polonia, dove tutta l'energia elettrica fondamentalmente viene fatta dal carbone, onestamente si perde un po' il senso dell'automobile elettrica. In Scandinavia, dove la maggior parte dell'energia viene prodotta da fonti rinnovabili, ovviamente l'automobile elettrica ha un senso ben preciso. Quindi bisogna cambiare il mix energetico, altrimenti il vantaggio ambientale è ovviamente ridimensionato l'automobile elettrica, soprattutto alla luce della perdita di sovranità tecnologica di cui prima Luca Del Fabbro ci ha parlato. Allora, non è un caso che questo qui era Deng Xiaoping. Allora, Deng Xiaoping nel 92 lo disse, cioè non è una cosa che i cinesi improvvisamente hanno deciso di andare per toglierci sovranità tecnologica. Nel 92 Deng Xiaoping, che fu l'architetto della crescita economica della Cina, lo disse: nel Medio Oriente il petrolio, noi abbiamo le terre rare. Quindi è un processo di crescita della Cina che è partito da molto prima che l'Europa a un certo punto decidesse di le Fit for 55, che è all'interno del Green Deal. L'abbiamo sentito prima, quindi riassumo quello che abbiamo sentito prima, cioè la Cina controlla l'intera filiera dell'elettrico completamente, dall'estrazione alla lavorazione delle materie prime, alla produzione delle batterie. L'Europa sta cercando ovviamente di affrancarsi da questa dipendenza che diventerà importantissima. Tra l'altro le marche cinesi stanno arrivando con una velocità, un'aggressività assolutamente inaspettate, tant'è vero che molte delle piccole marce indietro che stanno avvenendo adesso in Europa sono dovute alla sorpresa che l'industria europea sta avendo dalla Cina, che sta arrivando con grandissima velocità. L'Europa ha un piano di gigafactory importante, ricordiamo che comunque gigafactory sono le fabbriche che producono batterie per automobili elettriche, ricordiamo però che comunque i gigafactory sono la parte finale della catena del valore dell'elettrico, in cui il valore aggiunto è abbastanza limitato. Gli Stati Uniti hanno risposto in modo diverso. Gli Stati Uniti hanno detto, tra l'altro abbastanza anche di recente, alla fine dell'anno scorso, noi vogliamo andare nell'elettrico perché vogliamo partecipare, anche perché, come abbiamo sentito prima, la finanza green è particolarmente importante come spinta propulsiva nei confronti della sostenibilità. Noi vogliamo partecipare, vogliamo essere protagonisti, però per essere sicuri di essere ancora più protagonisti si sono blindati, un po' come tra l'altro aveva fatto l'Europa negli anni
70-80 nei confronti dei giapponesi, quindi in realtà l'abbiamo fatta anche noi. Gli Stati Uniti hanno subordinato l'accesso agli incentivi alla produzione locale, no? Tant'è vero che anche case europee ci sono finiti in mezzo. Adesso ci sono dei paesi europei che allo stesso modo vogliono difendersi, no? Quando dicevo prima che le case francesi stanno andando verso l'elettrico, e che cosa sta succedendo? Che Macron ha proposto di alzare delle barriere doganali nei confronti dei prodotti cinesi, esattamente come hanno fatto gli americani. Però l'Europa allo stesso tempo è dilaniata da pulsioni che riguardano gli interessi dei singoli stati membri. La Germania assolutamente non si può permettere di scontentare i cinesi, che sono il principale mercato di export dei propri prodotti. E quindi, insomma, si vedono tutta una serie di diverse posizioni in cui purtroppo l'Italia rischia di rimanere un po' col cerino in mano. Allora, riassumendo, io più volte l'ho scritto nei miei editoriali che secondo me l'Europa ha sbagliato non nell'obiettivo, ma nel processo per arrivare a questo obiettivo. Cioè, se davvero si fosse voluto abbracciare un percorso virtuoso di decarbonizzazione della mobilità, del trasporto privato, cioè delle automobili, si sarebbe prima dovuto agire sul parco circolante. Mi riferisco all'Italia, non mi riferisco, guardate, questo è, scusate, ecco, questa è la situazione del parco circolante italiano. Cioè, noi non soltanto abbiamo il tasso di motorizzazione più alto d'Europa, abbiamo le macchine più vecchie dell'Europa. E continua a crescere vorticosamente. Io sono diventato direttore di quattro ruote nel 2014. In quel momento lì l'età media delle automobili italiane era 9,7 anni, adesso è di 12,5 in 9 anni. Se noi togliamo dal computo totale le macchine delle flotte, delle aziende, vediamo soltanto automobili privati, l'età media delle automobili italiane è 15 anni. Ci sono delle regioni d'Italia dove l'età media delle macchine equivale, anzi si sovrappone all'età in cui un'automobile in Italia viene definita d'epoca, che è 20 anni, e con cui si hanno tutta una serie di vantaggi di carattere fiscale in alcune regioni, che poi forse è il motivo anche per cui sono diventato direttore anche di ruote classiche, perché alla fine i due mercati si stanno sovrapponendo purtroppo in Italia. Quindi prima bisognava lavorare sul circolante, poi andava messa in piedi una politica energetica che avesse come stella polare la decarbonizzazione dei vettori energetici, poi andava creata un'infrastruttura e alla fine andava detto all'industria: adesso cerchiamolo, abbiamo creato tutte le condizioni per fare in modo che si crei una domanda naturale del prodotto, e a questo punto create il prodotto per la gente. Si è fatto esattamente il contrario. Quindi noi adesso abbiamo un'offerta di macchine pletorica rispetto alla richiesta. Tra l'altro adesso vengono fuori le implicazioni, cioè vengono fuori le implicazioni per cui per sostenere una domanda che non c'è abbiamo bisogno di incentivi. Quindi il mercato elettrico è sostenuto dai soldi delle collettività. Tant'è vero che in quei paesi dove improvvisamente li tolgono gli incentivi, improvvisamente le vendite elettriche scendono. Quando dicevo che noi in Italia rischiamo di rimanere col cerino in mano, ed è stato toccato anche questo nei contributi precedenti, mi riferisco al fatto che, lasciamo stare la Norvegia, che i soldi per l'elettrico li fa con la vendita del petrolio ormai dal nord, e comunque anche questo, apro una piccola parentesi, quando si dice che in Norvegia l'80% delle macchine nuove è elettrico, è assolutamente vero, ma dal punto di vista circolante è soltanto il 20% in Norvegia delle automobili è elettrico, perché la gente non sta sostituendo la macchina termica con la macchina elettrica, sta aggiungendo la macchina elettrica a quella termica. L'80% delle macchine in Norvegia sono termiche. Comunque, dicevo, l'Italia è clamorosamente in secondo piano, ma clamorosamente, a tal punto che francamente anch'io, che lavoro in questo settore da tanto tempo, fatico a capire i motivi. Cioè, in Italia, immagino che l'avrete letto, la quota di mercato delle elettriche oscilla tra il 3 e il 4%. Allora, in Germania siamo al 16%, in Inghilterra ancora di più perché c'è una quota di auto aziendale molto più alta. In Francia, che è sempre stato un mercato tradizionalmente paragonabile al nostro per caratteristiche dei segmenti e per volumi, si vendono 200.000 macchine full electric all'anno. L'anno scorso in Italia se ne sono vendute 50.000, un quarto. Allora, noi siamo in enorme ritardo rispetto al mercato europeo. E ripeto, io continuo a chiedermi il perché.
Sicuramente ci sono dei problemi di sistema, sicuramente ci sono dei problemi infrastrutturali, sicuramente ci sono dei problemi anche di una politica che non facilita il cambiamento. Io ho il sospetto che ci sia un aspetto culturale non banale. Cioè questo è un paese, e lo testimonia il fatto che un giornale come Quattro Ruote ha raccontato la storia della società italiana attraverso l'automobile, e questo non è mai accaduto in nessun altro giornale in giro per il mondo, non è accaduto in Germania, in Inghilterra, in Francia, negli Stati Uniti. Quattro Ruote è un unicum al mondo, perché è un unicum il vissuto emotivo che abbiamo nei confronti dell'automobile. Ecco, io credo che ci sia un rifiuto che va al di là delle oggettive limitazioni, che poi in realtà sono meno di quello che si pensa. Non credo neanche sia un problema di costo, perché gli incentivi in Italia ci sono, ma non vengono utilizzati. Quindi il rischio che in questo processo verso la sostenibilità, di cui l'automobile elettrica è un tassello fondamentale, noi rischiamo di essere in serie B, anzi siamo già un mercato di serie B. Quattro Ruote una volta era l'espressione di un paese produttore importantissimo. Negli anni 60 la Fiat era il terzo produttore mondiale, dietro la General Motors e la Ford, era il primo produttore europeo a metà, alla fine degli anni 80. Adesso non siamo più un paese produttore e siamo un mercato da 1,3 milioni di automobili nuove all'anno, 1,3, quando storicamente il livello fisiologico del mercato italiano era 2 milioni, siamo a 700.000 macchine sotto il livello fisiologico del mercato italiano. Allora, vado a concludere, tornando a mio figlio, cioè abbiamo capito che il mondo a cui lui si approccerà nel 2050 sarà completamente diverso dall'attuale. Se vivrà in una grande città, probabilmente non avrà una macchina. Questo ormai mi sembra chiaro, lo dicevo prima quando parlavo dello sharing. Si stima che entro il 2050 le auto private potrebbero rappresentare soltanto il 40% degli spostamenti a trasporto urbano in tutto il mondo, ripeto, considerando anche quelli che in questo momento non utilizzano l'automobile. E magari quando mio figlio, quello che adesso ha 6 mesi, arriverà, non dico ad avere la macchina, ma entrerà nel mondo del lavoro, quindi diciamo, non so, 2060, come dicevo prima, non dovrà neanche più guidare, perché un altro dei pillar che dicevo prima è quello della guida autonoma, che diciamo così potrebbe rappresentare lo stadio ultimo del processo di decarbonizzazione della mobilità, con, ripeto, vantaggi chiaramente per l'ambiente, ma anche per la sicurezza stradale, di cui abbiamo sentito prima che è, diciamo così, una esternalità negativa della mobilità privata. Guida autonoma che fino al 2020 sembrava imminente, in realtà ha subito un rallentamento, perché, diciamo così, le case erano occupate in altre cose. Ci si arriverà, c'è bisogno di tutta una serie di fattori agevolanti, prima per tutti la capacità di calcolo all'interno dell'automobile e poi la capacità di trasmissione, quindi il 5G. Insomma, mio figlio Riccardo conoscerà un mondo completamente diverso da quello che abbiamo conosciuto adesso, che conosciamo adesso e che abbiamo conosciuto negli ultimi 100 anni, diciamo così. Come ci si arriverà sicuramente dipende dalle scelte politiche e dell'industria, ma anche e soprattutto da noi che come consumatori e cittadini contribuiamo a plasmare la società. Grazie. Buonasera a tutti. Mi muovo. Mobilità sostenibile sta ad indicare un modo di muoversi legato indissolubilmente al concetto di sostenibilità territoriale e quindi orientato verso il risparmio energetico, la salvaguardia della salute e degli spazi pubblici come bene comune e la riduzione del rischio di inquinamento e del potere inquinante. Ma muoversi in modo sostenibile
significa anche affidarsi e mettere in atto delle tecnologie che siano in grado di migliorare la fluidità, l'efficienza e la sicurezza negli spostamenti. Insomma, un sistema di trasporti ideale in grado di garantire una maggiore efficienza in termini di riduzione di consumi sia energetici che di risorse e che vada quindi a ridurre l'impatto sull'ambiente. Questo sistema dovrebbe anche promuovere diciamo l'equità sociale e quindi andare a migliorare quella che è la qualità della vita. Il fatto che noi ci rendiamo consapevoli di quello che è ciò che sta intorno a noi, diciamo, ci aiuta a mettere in atto dei comportamenti che vadano a correggere quelli che sono gli attuali comportamenti errati e che quindi ci diano la possibilità di adottare dei modelli più consapevoli, finalizzati ovviamente ad andare a diciamo ridurre quello che è oggi l'impatto dell'uomo sul pianeta. Bene, io direi che a conclusione di questa serata quindi l'appuntamento è rinnovato per Mi Muovo 2024. Ma vorrei lasciarvi con una domanda. Fino ad allora, tutti voi, come vi sarete mossi? You okay? Bene, grazie a tutti, grazie a chi è rimasto fino alla fine e chiamerei sul palco la nostra Patrizia per ringraziarla per il lavoro svolto nell'organizzazione di questo evento. Grazie Patrizia. E nell'invitare... Invito tutti adesso ad aprire le danze, abbiamo un aperitivo che vi aspetta, in particolare ai relatori, vi inviterei a avvicinarvi al tavolino che c'è prima dell'aperitivo perché avremo un piccolo omaggio di prodotti delle Tre Terre Canavesane da, per voi, per ringraziarvi della vostra disponibilità. Grazie ai relatori, grazie a tutti, arrivederci a Mi Muovo 2024.